Questa è una conferenza particolare, che sono 60 anni che la voglio fare e alla fine la faccio. Cioè, ora per me che mi occupo di misteri, parlare di energia e di spettro elettromagnetico è un qualcosa di anomalo. Cioè, nasce da molto molto lontano. E il fatto delle frequenze, delle energie, me l'ha trasmessa mio padre. Mio padre, quando tornò dalla guerra, era stato prigioniero degli inglesi. Ed è tutta quella sua esperienza, è tornato con un'esperienza di radiotecnica. Sarà negli anni 58-57, e mio padre mi trasmetteva le favole di Cappuccetto Rosso con una galena. La galena è una pietra normalissima, ma basta un pezzettino di galena, ci si mette dentro una puntina di un filo di rame, questo rame ci si fa una bobina, ci si collega alle cuffie, perché le cuffie e il microfono è lo stesso procedimento, e ci si può parlare e trasmettere in onde medie. Era una cosa normalissima. Con la galena, se si invertivano, si poteva ricevere i segnali. Quindi non c'era... allora la scienza era di una semplicità enorme. La galena la conoscevano anche ai tempi del Medioevo per le sue caratteristiche magnetiche. Oggi, parlando di galera, ci viene da ridere, perché oggi la tecnica è totalmente differente. Però il concetto di energia è sempre lo stesso. Tutto quello che ci circonda è energia. Quando mi parlano delle pietre, dell'energia delle pietre, molti si mettono a ridere. È la cosa più stupida, perché le pietre trattano l'energia. Quando negli anni 52 fu inventato il transistor, questo non finirò mai di ripeterlo, chi ha inventato il transistor ha preso un pezzettino di silicio, ci ha inserito dentro dei microvolts di corrente e si è accorto che dal silicio rendeva 10, 20, 30 volte di più la stessa corrente. È nato il transistor, cioè trattando questa pietra di silicio con una corrente la rigenerava 10 volte di più. E queste sono le pietre e trattano l'energia. Ora andiamo avanti. Quindi energie, frequenze, spettro elettromagnetico sono tutte cose collegate, tutte cose che si rifanno all'energia della grande madre Terra e ai riflessi sul corpo umano, perché noi viviamo in un campo elettromagnetico spaventoso, fatto di frequenze di tutti i generi, di migliaia e migliaia di tipi di frequenze differenti, e non ce ne accorgiamo. Ora, dal punto di vista esoterico, voglio scendere subito su questo argomento. Perché quando sto con quella persona dopo 10 minuti mi sento stanchissimo? E questo è normale. Invece perché quando mi trovo in compagnia di un'altra persona mi sento rilassato? Ci sono dei fattori che cambiano. Perché ci sono dei luoghi in cui mi sento molto meglio, più leggero, in cui riesco a concentrarmi, ed altri luoghi che non vedo l'ora di andare via. Ci sono delle case bellissime, come si entra dentro non si vede l'ora di andare via. In altre che ci si starebbe... ci sono dei posti, delle case in cui ci si sta bene, in altre no. E questa è una sensazione nostra, perché ricordatevi una cosa: tutto quello che è scienza, fisica, frequenze elettromagnetiche vengono misurate con strumenti. Tutte le frequenze vengono misurate, che tutto questo campo che voi vedete qui viene misurato con gli apparecchi elettronici, che sono fatti di metallo. Mentre l'organismo, il nostro corpo umano, sente delle frequenze,
sente delle vibrazioni che nessun apparecchio è in grado di misurarle, come i nostri pensieri, i nostri sentimenti. Non c'è nessun strumento che misura i sentimenti. Ne parla la fisica quantica, la Giuliana Conforto. L'amore non lo puoi misurare con uno strumento, il pensiero non lo puoi misurare, la paura non la puoi misurare. Quindi noi siamo ricettori di energie che non sono misurabili, quantificabili. Per esempio, io mi sono accorto una cosa venendo a Perugia. Prendiamo via Cavour. Non lo so se... Anzi, io una cosa me ne sono scordato di dire. Su questo argomento non c'è scritto un libro, non ho mai scritto un libro. E dalle vostre domande, dalle vostre contestazioni, ho intenzione di scrivere un libro su questa conferenza, perché ancora non esistono libri che prendono sia il mondo fisico che il mondo astrale dal punto di vista elettromagnetico. Non lo so se vi capita a voi. Quando io vengo a Perugia, cammino da questo lato di via Cavour e mi sento diverso, mi sento più felice, più... Dall'altra parte no, sento un po' d'angoscia. È capitato questo voi o no? Non so se praticate questa cosa. Ci sono delle strade in cui si va in una direzione, da una parte si sta molto meglio e dall'altra no. Questa sensazione finisce giù all'incrocio. Dall'incrocio in poi sembra di essere per me in un altro mondo. Cioè sento le vibrazioni, le energie che sono differenti in questa zona. La parola energia, dal punto di vista scientifico, tutti i dizionari danno una definizione più o meno personale. Focus l'anno scorso alla domanda che è l'energia ha risposto in questa maniera. Abbiamo il CERN, abbiamo l'LHC, l'astrofisica, eppure sull'energia non si sa poi molto. È un campo ancora oscuro. Appena basta per dire che si può fare buona fisica con guerre stellari e che sollevare pesi non è poi un lavoro. La presa sul ridere. Energia è una parola inquantificabile. Abbiamo tanti tipi di energia. Solare, dei rifiuti, radiante, elastica, meccanica, nucleare, termica, potenziale, chimica, energia sonora. Se prendiamo l'energia sonora può essere piacevole se si ascolta la musica, disturbante se c'è un martello pneumatico vicino, perché sono frequenze che ci danno noia, vibrazioni che ci danno noia. Allora, per capire l'energia bisogna conoscere qualche nozione. Il campo magnetico, che è un campo di forze invisibili, il campo elettrico, che è generato da cariche elettriche positive e negative. Il campo elettrico è semplice, prende il filo della corrente a 220, da una parte non c'è assolutamente niente, se si tocca a 220 dalla parte del neutro non c'è corrente assolutamente, dall'altra parte c'è 200 volte. Vuol dire che la differenza di potenziale dalla parte della corrente è 220 volte superiore della parte del neutro. Il campo elettrico non è che si manifesta così a piacimento. Non so se avete mai seguito le lezioni di Gurdjieff quando parla del terzo elemento. Noi non ci sa, se si prende un campo magnetico, se non ci sa il terzo elemento non viene fuori niente. Nella lampadina il terzo elemento è dato dal filamento. Un campo magnetico per essere tale ha bisogno di una terza forza, di una terza attività fisica. Il filo della corrente può mandare un motore rappresenta la terza forza,
un campo elettrico può mandare un computer, afferente alla terza forza. Due campi elettrici presi in questa maniera, come il 220, prendiamo un filo di qua e un capo di qua, un capo di là, messi in questa maniera non danno nessuna tipo di energia. Perché ci sia energia si parla di differenza di potenziale. Questa parola, ricordatela, è importantissima, perché la differenza di potenziale è la relazione tra una forza primaria e una secondaria. Cioè, vi spiego, prendiamo un aereo. Un aereo non è che vola perché c'è il motore che lo spinge, il motore serve solo per alzarsi. L'aereo vola perché c'è una differenza di potenziale sulle ali. Le ali sono fatte in modo che l'energia che viene data dalla spinta che passa sotto l'ala è diversa da quella che passa sopra l'ala, perché l'ala è fatta un pochino arrotondata. Questa differenza di tempo delle due correnti di aria crea l'energia per fare volare l'apparecchio. L'apparecchio si basa tutto sugli aeroplani, sulla differenza di potenziale delle ali. La differenza di potenziale può darsi che sia sulla corrente, sull'acqua, sull'aria, su qualsiasi cosa che esiste in natura. La differenza di potenziale è sulle pietre, sui terremoti. E questa differenza di potenziale porta alle vibrazioni e o alle frequenze. Oggi noi si parla di frequenze, sempre di frequenze. Ai tempi di Platone, di Pitagora, di Aristotele, la parola frequenza non esisteva, esisteva vibrazione. Ora io volevo fare un esperimento. Perché cos'è un campo elettromagnetico? La cosa più semplice che uno può fare è prendere due campi elettromagnetici che abbiamo più o meno tutti in macchina, ci sono le calamite degli altoparlanti. Questo è un campo elettromagnetico, elettromagnetico fortissimo, però è circoscritto solo al discorso delle... Cosa sono questi campi elettromagnetici? Sono campi elettromagnetici che ci vediamo sopra. La Terra è un magnete in questa maniera. Sulla Terra noi siamo come microbi. La nostra costituzione ci permette di viaggiare, di cosare. Noi non sentiamo più il campo elettromagnetico della Terra perché ci viviamo dentro. È dentro un sistema che non si riconosce il sistema. Il campo elettromagnetico è così importante che tutto il sistema solare si basa sui campi elettromagnetici. Se io prendo queste calamite e cerco di metterle una contro l'altra, quando due poli uguali si oppongono. Se invece metto due poli opposti si attirano. Se io prendo, per esempio, questa è la Terra. Ora, se c'è qualche domanda fatemela pure, perché è un campo difficile da spiegare, il campo elettromagnetico difficile da spiegare. Questa è la Terra. La Terra sta sospesa perché gli altri pianeti, Giove, Marte, che ci sono intorno il Sole, non si disturbano, viaggiano in questa maniera, non si collimano mai. Se questo è Giove, questa è la Terra, tutti viaggiano, ognuno non si disturba.
ognuno rispetta il campo elettromagnetico dell'altro, ripeto, ti fai così, e io non mi copro. Io posso viaggiare intorno, in questa maniera, dentro questi campi elettromagnetici, e nessuno dei pianeti del sistema solare ha delle interferenze tra di sé. Tutti i pianeti sono campi elettromagnetici fortissimi, fortissimi. Ognuno viaggia nello spazio, si passano vicino, si attraggono, e queste attrazioni sono attrazioni particolari. Allora, questo è Orione. Quello in cima è quella stella che vedete, che è marcata, un pochino troppo marcata perché è meno colorata dal vivo, è la Betelgeuse. La Betelgeuse è una stella che tutti gli anni dicono che scoppia. Tutti gli anni, io da quando mondo è mondo, è una supernova che dovrebbe scoppiare da un momento all'altro. Anche quest'anno sono ritornata alla carica. E ci sono le teorie allarmiste e ci sono le teorie che proprio ha un campo magnetico fortissimo. Gli scienziati dicono che se scoppia la Betelgeuse saltano i trasformatori sulla Terra. Vediamoci sopra, perché a me le teorie allarmistiche, dopo ve lo faccio vedere, sono delle grandi buffonate, perché le supernove sono scoppiate anche durante il Medioevo, nel 600, Tito Brahe aveva visto delle stelle che erano apparse e poi sono scoppiate e non esistono più, e la vita sulla Terra è sempre andata avanti normale. Però questa, essendo così vicina alla Terra e così grande, può causare delle interferenze nel campo magnetico. Nel campo magnetico perché? Perché farebbe le 100, 2, 3, 3, dalle 100 alle 150 volte l'effetto dell'aurora boreale. L'aurora boreale dà disturbi alle trasmissioni, disturbi sulle televisioni, disturbi su tanti campi, e se il campo magnetico è così forte dà disturbi sui trasformatori, in modo che hanno previsto dovrebbero saltare i trasformatori. Saltando i trasformatori salta tutto il sistema della corrente elettrica, quindi la gente rimane bloccata negli ascensori, non puoi più avere la benzina, non puoi più avere il banco. E nel 2009, quando venne fuori che questo campo elettromagnetico della Betelgeuse stava disturbando la Terra, Nel 2009 gli scienziati consigliarono, dato che quando non c'è più corrente non si può neanche fare l'acqua calda, neanche la pasta, di comprare le scatolette di tonno. Non è una barzelletta, perché nel 2009 il tonno ha avuto un incremento di costo spaventoso. Mi ricordo, andava all'Esselunga, nel 2009 non c'era una scatoletta di tonno, perché la sopravvivenza se succede qualche cataclisma sta sullo scatolame e non sulla pasta da far bollire. Queste sono del 2017, di ora di qualche mese fa. Questa stella che deve portare questo campo elettromagnetico sulla Terra, sempre sono teorie distruttive, non le sopporto. Addirittura questo prevede la fine del mondo dal 2011, era del 2011, sono barzellette. E ecco qui i nostri campi elettromagnetici in cui noi si vive nello spazio. Il Sole è invisibile, c'è Sirio, la Betelgeuse è quella lì, e Antares è quella lì, quella molto più grande. Perché è talmente piccolo rispetto a queste altre stelle che non lo puoi disegnare nella carta. È la proporzione vera, sì, perché il
il sole, posto che si parla di campi elettromagnetici, cioè io vi faccio una cosa in generale, il sole qui non si vede. Sirio è 25-30 volte più grande del sole, si vede. Polluce, Arturo, la Rigel e la Deneb si vedono normalmente nel cielo, la Betelgeuse è quella lì, e sono talmente grandi che se esplodesse il buco nero che verrebbe non si sa cosa succede. Ma sono anni interi che si parla di queste cose. Ecco, questo è Orione, la Betelgeuse qua su, si vede benissimo, quando si guarda Orione, è quella in cima e quella color arancione, è l'unica di colore arancione che c'è. Quelle sono le supernove, sono campi elettromagnetici fortissimi. E questa è Sirio, che è sotto, molto vicino a Orione, e questa è Sirio. E Sirio, e vi voglio parlare di Sirio. Sirio ha una luminosità di circa 1000 volte quella del Sole. Nel Medioevo, qui non c'era inquinamento atmosferico, quando c'era Sirio si leggevano i manoscritti. Bastava Sirio per leggere un manoscritto. Cosa vuol dire? Vuol dire che Sirio ci manda un campo luminoso fortissimo. Un campo luminoso che è questo qui. Questo qui. E se Sirio insieme a questo campo ci manda altre frequenze, ci manda altri campi elettromagnetici che sono molto più in basso e molto più in alto, nessuno è in grado di dircelo. Tutte le stelle, quando noi si vede arrivare la luce fa parte dello spettro elettromagnetico della frequenza. La luce è una frequenza come la voce, è una frequenza come il tatto, come l'udito, sono tutte frequenze. Noi si vive in un mare di milioni di frequenze e di campi elettromagnetici che si possono e non si possono sentire, e da qui viene generato tutto il nostro sistema biochimico. Allora, negli anni 70 scrivevo per le riviste di elettronica sull'inquinamento delle onde elettromagnetiche, perché quando vennero fuori i telefonini io ero tra quelli che dicevano che fanno male. Ho sbagliato, ammetto di aver sbagliato. Negli anni 70 le frequenze delle onde elettromagnetiche erano studiate soprattutto dai russi, la scuola di Tesla, molto meno dagli americani, e io mi ricordo da ragazzo facevo gli esperimenti con l'onda elettromagnetica sul corpo umano, sono vivo e vegeto da 70 anni, e tutte queste frequenze che vedete, quelle dalla parte inferiore, sotto le onde radio, lo vedete su quell'altro prospetto, non entrano nel corpo umano, rimbalzano sulla pelle. L'unica normativa al mondo seria era quella dell'ex URSS, che proteggeva i civili, mentre la normativa americana proteggeva solo i militari. Da noi era un campo aperto, perché tutto quello che sono campi elettromagnetici, frequenze, entra dentro il corpo umano, ci può le modificare. Se io tenessi questa calamita all'altezza del cuore, non lo so mica quanto posso campare. Cioè, voi vi rendete conto che un campo elettromagnetico così forte
messo vicino, pensate che siano fortissime, e fortissime sono, ecco fatto, messo a contatto con la pelle e col corpo umano, cosa può modificare? Tante, tante cose, si possono accumulare sostanze, cose stranissime. Perché io dico sempre, i telefonini, meglio tenerli, per gli uomini mai tenerli qui perché sotto ci sono i genitali, e per le donne mai l'altezza del petto, perché quando facevo gli studi sulle campi elettromagnetici, le parti più delicate sono gli occhi, alle donne la parte del petto, agli uomini i testicoli. I saldatori del porto di Genova, stranamente, erano tutti senza figlioli. Vi parlo degli anni 60, quando si studiava questi campi elettromagnetici, perché quando saldavano con quegli apparecchi che erano fortissimi, tenevano questi trasformatori vicino alle gambe, erano tutti sterilizzati. Quindi già si parla di studi che si facevano nel 50, nel dopoguerra. Oggi non ci guarda più nessuno queste cose. Quindi anche un campo elettromagnetico che mi viene dallo spazio, può darsi, esistono, può darsi che sia positivo o negativo. Non sono qua. Quando si parla di Saturno, che da tempi dei tempi che Saturno è triste, Saturno è cosa, non sono balle. Cioè una volta non c'erano i studi, però vedevano le conseguenze sul corpo umano, sulla vita quotidiana. Ecco, questo è tutto quello che ci viene propinato dalla scienza. In genere va preso con le molle. Questo è il sistema solare, come ci indicano loro, che sono balle e controballe. Non esiste un sistema solare in questa maniera. Noi ora siamo lontanissimi dal sole e il caldo ci porta via. Più ci si allontana, più è caldo. Ma questo è un discorso che si farà un'altra volta, che è un discorso che va troppo controcorrente. Il sistema solare è fatto di tanti ellissi, ognuna ha ad altezze differenti, come tutte queste calamite che camminano portate dal sole. E tutte sbilanciate e fatte di ellissi, ma non sono ellissi regolari. È questo che non ci viene detto, sono tutte ellissi irregolari, cioè non c'è una cosa che hanno studiato ultimamente, che c'è discrepanza. Questa io l'ho voluta dare, mi viene da un libro del Settecento. Noi siamo abituati a vedere i sistemi solari sempre rotondi. Questo invece è cosa Marte fa accanto alla Terra. Marte non gira intorno alla Terra in questa maniera, scordiamocela, proprio è la cosa più... Marte, se noi siamo fissi in questa maniera, sulla Terra ha questo comportamento. Arriva, si avvicina e ritorna indietro, fa tutta questa ellisse, si riavvicina e ritorna indietro. Questo è il moto dei pianeti sulla Terra. Si comportano in questa maniera. Il sistema solare che gira, ce lo vogliono far credere, perché quando si va a fare astronautica, quando si va a studiare le leggi, non torna nulla. Copernico fa acqua da tutte le parti. Sui sistemi in astronautica Copernico si cerca di usarlo il meno possibile. Perché io per arrivare su Marte, partendo dalla Terra, devo conoscere questa traiettoria, se no non ci arrivo mai. Questa invece è la traiettoria di Venere. Anche Venere, tante volte noi guardiamo Venere, perché io faccio astronomia, si vede Venere che arriva,
sempre sullo stesso punto, poi tutto il seme ritorna indietro, ma non gira intorno a noi Venere in questa maniera, non gira. Venere si avvicina alla Terra, si avvicina alla Terra e riscappa, vi fa un'altra ellisse, si avvicina alla Terra e riscappa. E questo cosa crea? Tanti campi elettromagnetici differenti. Ancora parlo di campi elettromagnetici, non di frequenze. Perché questi sono i campi elettromagnetici più forti che noi abbiamo, quelli dei pianeti. Quando 2 o 3 anni fa, vi lo ricordate, ci furono delle tempeste di vento, distrussero foreste nella zona dell'Aretino, buttarono giù piante secolari. Vabbè, tutti danno l'inquinamento al povero pensionato che viaggia con la pandina, che inquina, sciupa l'atmosfera, sciupa tutto. Vabbè, ognuno ha il suo punto di vista. Secondo i miei calcoli, in quel periodo io mi ero accorto che la Luna era a 484.000 km dalla Terra. Era uno dei punti più lontani degli ultimi 20 anni. Praticamente scappava dall'orbita della Terra. Come dire, cosa c'entra? C'entra. In quel momento, dietro la Luna, c'era Mercurio. D'una collimazione di energie elettromagnetiche in quella maniera porta ai sconvolgimenti sulla Terra. È quello che sta studiando ora quel sudamericano che mi ha dato il nome, la signora Rodriguez, che aveva previsto i terremoti in Italia, che è stato oscurato 2 o 3 mesi fa e ora riparla un'altra volta dei terremoti, della previsione. E sta succedendo, mi dicevano, che questa catena che è, che lega i continenti, se si smuove da una parte crea campi elettromagnetici da un'altra parte ancora, secondo le costellazioni. È un campo che stanno prendendo in questi mesi, lo stanno rivalutando. Perché? Questo è, io scusate, vado controcorrente, è quello che dicono la scienza, non mi importa, perché non mi importa assolutamente niente di chi ha 20 lauree in fisica, in astronomia. Il Marconi che conosco io non è il Marconi dei libri di scuola. Marconi è stato chiuso dalla Chiesa, mi ha portato tutti i suoi studi, la valigetta ha portato a Pio XII e lì si è fermato un grande sapere. I suoi studi sono stati portati avanti da Ighina, Pierluigi Ighina. Suo aiutante, che è morto qualche anno fa. Ighina è, guardate dentro internet, ho quasi tutti i suoi studi. Ighina secondo me ha ripreso i studi del magnetismo di Tesla. La famiglia non mi ha ricevuto perché ha detto che tutto il materiale di Ighina l'ha buttato via, ne vuol sapere di tutte queste storie. Ighina parla, secondo i studi di Marconi, del campo elettromagnetico che viaggia tra la Terra e il Sole, che la Terra ha uno dei campi elettromagnetici più forti del Sistema Solare, forse è il campo elettromagnetico più forte. Ighina riusciva, come Tesla, ad avere corrente elettrica continua in casa con delle apparecchiature. Scusate, cerco un fazzoletto.
Ichino ha portato avanti i suoi studi fino al giorno in cui è morto. E riusciva ad avere energia sufficiente dal giardino di casa per mandare avanti tutto quello che è l'uso quotidiano degli apparecchi radioelettrici. Questa l'ho riportata dal mio ultimo libro, quello che è il manoscritto di Voynich. È una croce stellare. Quando c'è le croci stellari, che tutti gli anni ci sono, bisogna viaggiare così, perché bisogna dire basta a queste cose, a queste disfattistiche. E le croci stellari sono all'ordine dell'anno, tutte le volte ci sono, non cambia assolutamente nulla. La Terra si trova in un'angolazione a forma di croce, circoscritta da Saturno, da Giove, da Marte, da Venere e dal Sole. Cosa comporta questo? Ecco, questo è il manoscritto di Voynich del Medioevo, che già ne parlavano. Comporta che la Terra è attratta da questi campi elettromagnetici degli altri pianeti. Ma non succede nulla. Il corpo della Terra è molto elastico e si adatta a qualsiasi situazione. Infatti si vede che già nel Medioevo c'era l'energia del campo equatoriale, è questa più marcata. Sulla Terra è più forte l'energia, il campo equatoriale, e meno nel campo polare. Infatti nel Medioevo questa energia qui è appena evidenziata, è meno marcata. Infatti nel campo polare non abbiamo interferenze, la gran parte delle energie e delle interferenze avvengono su questa linea. E questa linea, chissà perché, è quella che dall'America Latina, dal Cile fino passa attraverso l'Italia, è la parte più soggetta a fenomeni tellurici. Noi in Italia ci siamo avuto Marconi con Ighina. Gli esperimenti di Marconi sono stati chiusi di Ghina sul campo elettromagnetico quando fece l'esperimento a Modena e chiamarono le autorità, c'era il podestà. Quando misero in funzione quell'apparecchio per ricevere l'energia dalla Terra, tipo Tesla, il podestà diventò tutto rosso, gli venne un eritema, si vede che il campo magnetico era molto forte. E da quella volta tutti gli esperimenti sui campi elettromagnetici di Marconi e di Ghina sono stati vietati assolutamente. Giusto. E lì si è fermato, perché il podestà venne fuori tutte queste bollicine. Allora dice, basta, sono cose pericolose. E comunque il campo elettromagnetico, noi abbiamo avuto Ben Dandi, se entrate dentro internet e guardate questi nomi, Ghina, Ben Dandi che era di Forlì, prevedeva i terremoti studiando le costellazioni di energia e la configurazione dei pianeti negli anni 30. Anche lui, il periodo fascista, è stato un po' contestato. Comunque Ben Dandi dal 1915 non ha sbagliato un terremoto né in Italia né in Europa, neanche nell'America Latina. Ha sbagliato solo di qualche ora e basta. Però i studi di Ben Dandi, anche quelli, sono fermi, nessuno le riprende più. Sì, sì, sì. Però, vabbè, non so se è più avanti, se vado fuori tema, fare io mi occupo di angeli, sono un geologo, sì, sì. Quindi, vabbè, che questo è. E quindi per me è molto importante, no, la linea di San Michele, no? Sì. Che è collegata, sì. A un campo magnetico. È un campo elettromagnetico. Ecco, quindi diciamo, la stessa cosa alle piramidi, no? Sono inserite, no? Sono campi elettromagnetici, certo. Che gli strumenti elettronici non li vuole misurare, però le può sentire l'uomo.
l'uomo da millenni che pratica questi posti, perché noi siamo, dopo siamo avanti, noi siamo nello stesso momento uno strumento ricevente e trasmittente. Io per esempio sono sensibile molto alle gambe, a me questi campi, io le sento molto alle gambe, le donne hanno una corporatura diversa dall'uomo, perché le donne con il ciclo hanno una percentuale di acqua molto più alta di noi uomini, quindi la percentuale di acqua rende le donne più sensibili a certi campi elettromagnetici, a certi fenomeni, a certe chiese, a certi eventi. La donna è molto più sensibile, ma basta niente una percentuale, capito? Diciamo soprattutto la regione di San Michele, no? Sì. Tutta quanta venne fatta, lasciando perdere diciamo, il discorso di devozionale, anche come un discorso protettivo, no? Perché proteggeva per il, quando parlavi dei terremoti sostanzialmente. Sì. Era protettivo, sì. Sì. Adesso determinate opere la vanno a tagliare. È un discorso particolare quello, è un campo particolare in cui si entra un po' sull'occultismo, l'esoterismo, i misteri antichi. Comunque io sono dell'idea sempre che gli antichi romani costruivano strade tutte diritte. E quando c'era la confluenza di campi elettromagnetici ci mettevano tipo una statuina di Giunone, oggi noi ci si mette le nostre madonnine nelle cose. Quello era l'interferenza di un campo elettromagnetico, non ce ne entra niente la religione in questo campo. Quindi quando c'era queste stele votive ai tempi dei romani, in quel momento entrava un altro campo elettromagnetico sempre per armonizzare. Io per esempio sono contrario alle rotonde. Voi mi dite, le rotonde sulle strade rompono l'equilibrio magnetico. Fate quello che vi pare. Quando si studia il magnetismo, specie quello dei romani, perché io ho trovato delle carte dei romani che passano da Cortona, delle linee di campi elettromagnetici dove costruivano le tombe tutte in fila, tutte sole, vuol dire che sentivano qualcosa, ma nessuno ci metteva una rotonda. La rotonda spezza l'equilibrio, l'incrocio no, perché c'è convergenza come la croce, la croce è un simbolo esoterico. Le rotonde assolutamente no. Un romano non si permetteva mai di fare una rotonda, proprio. Ecco, queste sono le fotografie che faccio io della Luna. Mi piace farvi vedere. Ora sto studiando gli Appennini. Gli Appennini sono queste cosine qui. Sono i monti dell'Appennino della Luna, che si vedono benissimo. Andato fuori zona. E vabbè, torniamo indietro. Ecco, ora si passa. Quindi il campo elettromagnetico è un qualcosa che ha la proprietà a qualsiasi livello, a livello astrale, di pianeti, a livello normale, a livello casalingo. Un televisore è un campo elettromagnetico, un frigorifero è un campo elettromagnetico, una lampadina è un campo elettromagnetico. Per esempio, ci sono dei studiosi che dicono che dormire con la lampadina accanto alla testa dà noia. La noia è la pineale. La pineale è una ghiandola che risente dei campi elettromagnetici, e avere accanto alla testa un 220 volts non è una cosa che non fa niente, perché l'organismo si assuefa, però è meglio non ce l'avere. Essere più liberi. Ora andiamo via dalla Miluna. Allora, noi, a noi che energia ci interessa? A noi ci interessa le vibrazioni e le frequenze, e parlare di geotermia. L'energia pura, positiva, l'energia in grado di avere un effetto benefico sugli esseri umani. Parliamo delle chiese, di certi luoghi. Questo per esempio per me è un posto dove c'è un'energia pura. Dalla parte di là della strada assolutamente no. E l'energia pura
è quella in cui non passa mai il tempo, ci si sente leggeri, si legge bene, si sta rilassati. E l'energia sporca, quella negativa, è disarmonica e che può influenzare negativamente i sistemi viventi, peggiorandone la vita. Se si legge la teosofia, Charles Bitter aveva già classificato tutti i posti del mondo tra quelli positivi e quelli negativi. Nel Novecento il posto peggio della faccia della Terra erano i macelli di Chicago, che c'era un'energia negativa, un'energia negativa spaventosa. E lui classificava tutti questi posti di andarci il meno possibile, perché nei posti negativi non bisogna andarci. Ne risente negativamente tutto il nostro corpo. Ci sono posti positivi, per esempio lui diceva che le chiese antiche sono positive, mentre le chiese moderne fatte di cemento così da muratori in fretta e in furia non sono assolutamente positive. Sono neutre, non danno nessuna cosa. Noi siamo sensibili nei nostri limiti, non tutti sentono, diciamoci la verità, non tutti sentono i campi elettromagnetici, non tutti sentono certi tipi di frequenze. Si può sentire io sto bene in quella poltrona, se sposto la poltrona dall'altra parte c'è qualcosa che non torna, e anche queste sono, secondo il Feng Shui, sono campi elettromagnetici dentro una stanza che possono cambiare. Ogni essere umano ha a disposizione 5 sensi fisici. Abbiamo sensi sottili che non tutti hanno, come la chiaroveggenza, la chiaroudienza, con cui si può accedere a mondi diversi, oltre a quelli della fisica. E questo vedrete che, dopo, dopo lo schema che vi ho dato, che è possibile. Perché la fisica a un certo momento ha detto basta, io ho un limite, oltre non ci vado. Gli organi sottili, la percezione può essere fatta con i chakra, può essere fatta con delle parti del corpo. Questa è un'onda elettromagnetica, è la cosiddetta frequenza, è una vibrazione. E questi sono degli esempi: 110, 220, 440, 880. Tutto il nostro mondo si bilancia sui 440, perché la musica è stata basata e fermata sui 440. Da quando Bach ha fatto Benedetto clavicembalo ben temperato, ha unito le frequenze a 440. E si sono accorti che è stato uno sbaglio. È stato uno sbaglio perché, ora vi voglio fare vedere con l'oscilloscopio il campo 440, come funzionano le frequenze, al telefonino, perché al telefonino fa tutto. Non fa caffè perché ora ancora. Ma anche il caffè. Vabbè. Una copertina che fa caffè. Ecco, questo è il nostro campo elettromagnetico. Spettro. Allora, la fisica di tutti questi campi elettromagnetici, di tutto quello che vuole studiare, su cui vuole lavorare, sono queste gamme qui. Noi viviamo dentro milioni di campi elettromagnetici. Milioni di frequenze, alcune sono positive, altre sono negative, come quando si entra su il campo su questi campi, quando si raggiunge queste frequenze
dai ultravioletti, raggi X, raggi gamma, che sono pericolosi per il nostro fisico. Queste sono le frequenze, questa è la frequenza della mia voce, questa è la frequenza della mia voce e le frequenze ecco, queste sono quelle del pianoforte. Noi partiamo da frequenze zero, quelle che studiava Tesla sulla Terra, fino ad arrivare a frequenze di 10 elevate meno 8, dopo la scienza si ferma e oltre non ci va. Noi intanto partiamo da queste frequenze. Questo è 440, come potete vedere su questa su questo esempio. L'ho messo bene. Vuol dire che in questo momento 440 volte l'oscillazione al picco positivo e negativo. Sono frequenze che si sentono con le orecchie normalmente, perché sono frequenze bassissime. Qualsiasi frequenza, quella di un flauto, che è l'aria che vibra 440 volte dentro un flautino, quelle che si studiano a scuola, la corda di una chitarra che vibra 440 volte e mi dà il la, un semplice corista, e lui mi ridà 440 volte per volte. E che cos'è? La vibrazione che parlava Platone, che parlava Aristotele, famose vibrazioni. Le vibrazioni sono qualsiasi corpo che viene messo a vibrare. L'aria stessa, qualsiasi metallo. L'assurdo, se io prendo un coltello, lo metto in questa maniera e lo tocco, mi vibra, è una vibrazione anche quella. Le pietre che vibrano con la terra, qualsiasi cosa, una vibrazione quasi questa, la faccio vibrare. E cosa comporta? Questo per esempio è l'ancia dentro, che vibra questo pezzettino di metallo 440 volte al secondo. Se io voglio che mi vibri di più, non faccio altro che accorciarlo. Se voglio che mi vibri di meno, non faccio altro che allungarlo. Queste sono tutte vibrazioni. Queste qui sono le ance di questa armonica cinese. Ancora siamo. Ci sono più lunghe, che danno un suono più acuto, e più strette, scusate, danno un suono acuto, e più lunghe che ci sono, che danno un suono più grave. Qualsiasi vibrazione mi crea una frequenza e un campo elettromagnetico. Anche se prendo il coltello, gli metto con la lama qui e gli faccio in questa maniera, mi crea un campo elettromagnetico che è causato dalla vibrazione dell'aria. Quindi noi si vive perennemente dentro campi elettromagnetici di cui non si vede assolutamente nulla. Questa è una radino di quelle che ha 7 onde corte, onde medie, frequenze, onde lunghe. Ci sono migliaia di stazioni e le abbiamo tutte qui intorno. Noi siamo circondati da questo. E pensare che lo spettro elettromagnetico di queste radio è piccolissimo. Sono qui, questo pezzettino qui.
siamo pieni di frequenze diverse di cui noi non ci accorgiamo, perché non li sentiamo. Noi sentiamo frequenze andiamo qui. Il nostro orecchio, in teoria, come dicono, che poi non è vero perché io già ho un buco su 4.000, figuriamoci, a 20.000 non ci arrivo, può ascoltare da 20 a 20.000 Hz. Però il nostro orecchio non può vedere le frequenze della luce. Quindi il nostro corpo umano è circoscritto da 5 sensi. E tutto questo campo elettromagnetico che ci circonda, noi ne vediamo solo e lo sentiamo solo un pezzettino. Perché? Poi, per esempio, il sapore della nostra lingua è un campo elettromagnetico, che ogni sostanza mi mette un campo elettromagnetico differente e le quattro forme delle papille gustative mi fanno la calibratura. Però l'orecchio non mi sente i sapori. Il tatto è un campo elettromagnetico. Il campo elettromagnetico che mi mette questa superficie, questo muro, io lo misuro con i polpastrelli. È un campo elettromagnetico. L'odore è un campo elettromagnetico, è un odore forte. E i miei sensori nel naso mi stabiliscono che il campo elettromagnetico, quello che io odoro, è un campo elettromagnetico positivo, se piacevole. Se è nauseante non è positivo, però intanto il nostro corpo... E gli occhi cosa ci fanno? Gli occhi di tutto questo spettro elettromagnetico ne vedono un pezzettino solo. Io vado avanti, vado indietro. Gli occhi vedono solo una parte... Oddio, mi confondo. Gli occhi vedono solo questo campo qui, questo pezzettino qui. Lo vedete nella fotocopia che vi ho dato. Quindi noi non vediamo i segnali radio, non vediamo i segnali della televisione, non vediamo i profumi, non vediamo, eppure siamo pieni. Campi elettromagnetici anche quelli. Siamo talmente limitati che la scienza è riuscita a misurare soli questi campi e ufficialmente il 95% di tutto quello che è energia cosmica è buio assoluto. Tutto quello che c'è al di fuori di questi campi, la scienza non è in grado di sapere cosa si tratta. Già in queste fotocopie c'è un errore spaventoso, un errore che è come la Terra, che il sistema solare che è tutto concentrico, fatto con che le frequenze più lunghe sono, quelle che studiava Tesla sono queste, sono delle oscillazioni grandi come campi di calcio, più le frequenze si fanno acute, più l'onda impiccolisce, diventa piccolina. Quindi l'onda che fanno vedere nei schemi scolastici in questa maniera, che è tutta omogenea, non è vero, perché la grandezza di un'onda dei raggi X è piccolissima, fino ad arrivare ai raggi gamma, che è ancora più piccola, fino a quantificare la lunghezza d'onda degli atomi, che è piccolissima, perché gli atomi hanno frequenze elettromagnetiche con gli elettroni che girano, che non sanno neanche i scienziati di cosa si parla. Se io prendo questa fotocopia, questo foglio, e ne metto 100 in fila su 4 o 5, abbiamo queste conoscenze.
Sugli altri 95 c'è buio assoluto, il 95% dei campi elettromagnetici sono sconosciuti. Per cui quando si parla di mondi paralleli, di altre entità, di campi angelici che vibrano, si entra su argomenti totalmente diversi, tutto è possibile, tutto plausibile, perché non sappiamo cosa c'è sul 95% del cosmo e delle altre energie. C'è il buio assoluto e tutte le teorie sono bene accette. Quindi questo è il campo. Per esempio il calore, la nostra stufa, il nostro radiatore ci manda un campo elettromagnetico che è il calore, che è una frequenza anche quella. Il forno a microonde è una delle più grandi invenzioni, non lo posso dire perché non è stata un'invenzione, è stato un caso che questo tecnico inglese in tempo di guerra faceva gli esperimenti sulle microonde, come facevo io da ragazzo, ma che ci si diverte su questi campi. E allora questo tecnico aveva la fiaschetta del whisky nei pantaloni, cioè, e si accorgeva che la fiaschetta del whisky era sempre calda. Eppure andava fuori, si metteva lì, faceva tutti gli esperimenti con le microonde, e più lavorava in laboratorio, più la fiaschetta diventava bollita. È nato il forno a microonde, per caso, e perché le microonde del forno sono spaventose. Io non so, ce l'ho anch'io, ne posso fare a meno, scusate, qualche volta dico ma non se ne può fare a meno. Mi auguro che chi l'ha fatto l'abbia schermato come si deve, ma il forno a microonde è spaventoso. C'è un trasmettitore, una base in cui passa un campo elettromagnetico, altro che questo, molto molto più forte, che l'energia che butta questo magnetismo sulle cellule vegetali, animali, e le cellule esplodono. È quello che succede a noi quando entriamo su certi campi elettromagnetici, che la cellula accumula l'energia e non la riesce a buttare fuori. Perché quando scrivevo per le riviste di elettronica, la cellula del corpo umano, ricordate quei vecchi computer, quei monitori grossi che gli occhi bruciavano, non è che bruciava gli occhi per via dello schermo, bruciava gli occhi perché dietro il computer ci sono tre cannoni. E non lavoro nessuno mai di lavorarci, perché ci ho provato io a lavorarci, se è stato un male che non si sa. E buttano tre fasci magnetici che cambiano colore secondo la frequenza, tre, e che danno tutti i colori. Queste è come avere tre cannoni davanti agli occhi, e gli occhi diventavano più gonfi perché con il calore si dilatavano. Sono venuti schermi piatti, meno male, hanno delle altre problematiche quelle, ma non sono nocivi e cancerogeni come i vecchi televisori che... Io quando faccio i miei esperimenti, io mi ricordo che dietro un televisore gli veniva un mattone nello stomaco, perché questo campo elettromagnetico era fortissimo, ma così forte, perché dentro un televisore di una volta c'era 20.000 volts. Gli ultimi televisori grossi ci hanno 22 25.000, avere in casa un 25.000 volts, cioè non è una cosa. Oggi meno male sono tutti a LED, non c'è più quelle tensioni, ma avere in casa un 25.000 volts, un 20.000 volts, io che ci lavoravo per i miei esperimenti, prendeva un dolore alla pancia che non lavora nessuno. Poi ho detto, ma chi me lo fa fare? Metto per il problema. Poi, che ti volevo dire? Ecco, questo su è il pianoforte. Il pianoforte e le frequenze. Si parte dai 27 fino ad arrivare ai 4186,
che non le sento più, eh. Io ero lì al pianoforte, mi ero messo lì, Madonna, non funziona, non funziona. Andavo a suonare questi tasti qua giù in fondo, dicevo, invece sono io che sono fatto con l'età un pochino sordo. Questo è già il mio taglio di frequenze, quindi per sentirli dovevo aumentare il volume. E il Do centrale 4,40 che hanno stabilito nell'Ottocento grazie al signor Bach che fece il clavicembalo ben temperato. Però cosa comporta? Ora sembrano cretinate abissali, ma esiste un'accordatura che Mozart, Verdi, Pink Floyd e altri grandi non hanno mai usata, perché hanno usato i 4,32. Quando si fa musica, io lo dico per esperienza, ci sono le tonalità bemolle, che sono quelle triste, perché per fare per esempio una musica classica sull'autunno si usa la bemolle, sull'inverno 5-6 bemolle, se si fa l'estate, la primavera si usa diesis, perché già dai tempi di Vivaldi avevano stabilito che certe tonalità sono allegre. Per esempio, una musica allegra si parte con due diesis. Già la musica in re maggiore è allegrissima, mi maggiore molto più allegra che mai. Mentre invece quelle con bemolli sono tristi. Una marcia funebre è sempre in bemolle. E questo modo di agire con la musica sui comportamenti, rintristendo o facendo, avevano già sperimentato ai tempi di Vivaldi. Quando la Chiesa aveva proibito il famoso accordo del diavolo, che era il fa con il si mi crea una dissonanza, la Chiesa l'aveva proibita per principio, perché questa dissonanza dava tensione. Ora, noi non ci si fa più caso, perché da quando è stato superato il muro dell'armonia, che l'ha superata Ravel, il muro dell'armonia, cioè è arrivato alle tredicesime, è andato oltre Ravel, poi Debussy l'ha seguito, e la musica è tutta dissonanza. Se si va sul jazz è tutta dissonanza assoluta, per cui non sentiamo più la differenza di queste cose. Ma nel Medioevo sentire un fa con il si faceva venire i brividi, era come uno stridio, come qualcuno stride qualcosa in casa, è la stessa cosa. Quindi la musica poteva influenzare. Allora cosa è stato studiato ultimamente? I grandi compositori e i grandi musicisti hanno detto: perché bisogna suonare in 4,40? Chi l'ha detto? L'ha detto Bach, non ce ne importa niente. La frequenza che crea più armonia a livello interno naturale è 4,32 e risulta tutte le note spostate di poco, però ci crea armonia, ci crea rilassamento. Tutta la musica che viene fatta per i chakra, tutta suona su 4,32. Perché? Pitagora non era mica scemo, ragazzi, cioè Pitagora ha fissato il Do a 256 e 256 corrisponde al Do della frequenza di 4,32. Quindi ai tempi di Pitagora già si conosceva la frequenza precisa, perché noi abbiamo preso la frequenza di Schumann, che è circa 8, l'abbiamo aggiunta a 4,32 e si è formato i 4,40. È una dissonanza, cioè creiamo due dissonanze nel nostro corpo umano. Allora, 4,32 nasce da una naturale risonanza delle frequenze alla base del nostro organismo sull'universo. Dato che noi si vibra, le nostre cellule hanno delle vibrazioni, siamo tutti campi elettromagnetici, perché la nostra cellula ha un campo elettromagnetico ben preciso. Tutte le nostre cellule, dal cervello fino a quelle delle unghie, ognuna ha la sua frequenza, per cui non gli si può le dare frequenze e campi elettromagnetici che le disturbano. Hanno trovato questi 4,32 che si propagano nel corpo dando energia e senso di pace, oltre a dare al suono un carattere più chiaro e caldo. Infatti
Questi sono degli esempi, ma ho trovato tanti musicisti, e ora tuttora grandi musicisti lavorano su 4,32, perché è un qualcosa di più piacevole, più rilassante. Questa è la frequenza di Schumann, che è la base 7,83, queste sono le armoniche 14,20, la terra emette un suono gutturale, cioè una frequenza di 8 è un buuuu spaventoso. La terra gira in questa maniera, così, senso antorario, le stelle che sono fisse sembra che si muovono, ma in realtà siamo noi che ci si muove, e muovendosi mette questo muggito spaventoso. Non lo possiamo registrare perché non abbiamo strumenti per registrarlo, però è quantificabile su questo campo. Questo qui sono i diapason che voi, che sono qui sopra. Dalle Elisa c'ha i diapason a 4,32. Serve per riaccordare tutti gli strumenti. Ormai è diventata la frequenza comune questa, eh? Quindi il nostro orecchio sente solo certe frequenze. Queste sono tutte le frequenze messe sotto un altro aspetto. Le frequenze di radar che sono pericolose, le frequenze di radar sono frequenze altissime. Infatti in Finlandia si è verificato negli anni della guerra fredda un incremento di tumori, perché i russi avevano messo alla frontiera con la Finlandia i radar, che lavorano sui gigahertz, quindi sono frequenze che non solo entrano dentro la pelle, ma sconvolgono tutto l'equilibrio. Quando studiavo le frequenze elettromagnetiche sulla pelle, io ero in contatto con una insegnante di Pisa, allora lavoravo in banca, questa veniva in banca, si parlava, gli davo tutto il mio materiale, loro facevano gli esperimenti sui topi bianchi, secondo quello che gli dicevo io, per vedere la reazione delle onde elettromagnetiche sui topi. Io ho fatto anche di questo, perché no, ho fatto di tutto. E fino a che loro andavano avanti, poi un giorno che hanno fatto il convegno mi disse, dico, ci vengo anch'io al convegno, mi disse, no, lei non è laureato in medicina, non può venire. Ho detto, basta, giusto, arrangiatevi, vanno davanti con queste cose. E queste sono pericolosissime, infatti le volevano mettere in Italia, in cima ai monti, per via delle previsioni meteo. Le volevano mettere anche in provincia d'Arezzo, perché ogni tanto scappa fuori qualche entità commerciale che vuole. Per esempio mio fratello, che era in provincia, si è sempre opposto, perché non ha senso mettere dei radar in cima ai monti per le previsioni quando ci sono i satelliti. Cioè sono. E quando io facevo esperimenti sulle onde corte, sulle onde lunghe, ho dovuto smettere quando sono venuti i telefonini. Quando hanno messo le antenne per i telefonini è cambiato tutto il campo elettromagnetico delle città, delle campagne. Praticamente è stato chiuso, è come un velo che hanno messo sopra, qui non posso più lavorare su certe frequenze. Io negli anni 80 avevo scoperto un FAI, cioè un campo irregolare tra l'Italia e la Sardegna, che i segnali dall'Italia non arrivavano in Spagna, mentre dalla Spagna i segnali arrivavano in Italia. Questo era dovuto a uno sfalsamento degli strati atmosferici E1, E2, E3, che non erano più allineati, e questi non allineamenti possono dare. Possono essere causate da tanti motivi. Quello che si studiava allora era il campo elettromagnetico dovuto alle scorie nucleari. Questo è un campo tabù. Allora sono andata all'ITAV, ho parlato con un tenente colonnello che non posso fare il nome, con questi esperimenti mi voleva mandare a lavorare a Ginevra,
all'ITU, all'Istituto delle Telecomunicazioni, perché i miei studi erano molto più avanti di tanti professori, però io non mi sono sentito di lasciare la famiglia, di lasciare il lavoro per andare a Ginevra, che poi, non avendo una laurea, mi avrebbero accantonato. Comunque ci sono delle le scorie nucleari, possono creare campi elettromagnetici nocivi e non si sa dove li mettono, dove le cose possono essere in fondo al mare. Una spiaggia che ci sembra bella, tranquilla, beata, non si sa cosa c'è a 200, 300, 400 metri di distanza, specie in Italia perché hanno fatto... Ecco, ma abbiamo sterzetti. Allora, vi dicevo prima che... Posso fare una domanda? Sì, sì, sì. Per quello che riguarda le antenne paraboliche, ha fatto qualche studio in merito? Sì, se le antenne paraboliche possono essere di qualsiasi forma. Cioè, io ho studiato la scarzuola. La scarzuola, per esempio, c'è un tipo di arena che è un'antenna parabolica. Cioè, tipo mezzo stadio tagliato a metà, è un'antenna parabolica perché a scarzuola chi l'ha fatta sentiva l'energia che arrivava e la incrementava. Le parabole sono solo riceventi, non sono dannose. Le parabole dannose sono quelle che ci sono giù al fucino, quelle che trasmettono. Sono quelle che trasmettono dai in cima monti dove ci sono i ripetitori, ci sono tutte le parabole, sono pericolosissime, ma così pericolose che c'è tanto di cartello vietato avvicinarsi per il mal di testa. Io ci ho provato ad andarci una volta, ce n'è uno a casa mia, e non ho avuto il coraggio di entrarci, perché praticamente è energia pura, sono volte che viaggiano nell'aria, a 2-3 mila volte che viaggiano nell'aria. E posso dire una cosa, quindi quelle riceventi di casa sono innocue perché ricevono e basta. Quelle pericolose sono quelle dei radar, tutte quelle che ci sono sulle barche, tutte quelle che ci sono su trasmettitori televisivi in cima alle montagne. Tempo fa io ce n'ho uno davanti a casa mia, però non mi ha creato problemi anche dalle misurazioni, da niente, che era un vecchio ponte per le telecomunicazioni aeronautiche, che poi l'aeronautica l'ha venduta ai privati, quindi c'è stato la Mediaset, tutti i giorni ci mettono parabole nuove, sono direttive, e lì sotto questo paesino è venuto fuori che 3 bambini si sono ammalati di leucemia. Allora io sono andato, mi sono offerto per le sue cose, mi hanno detto, noi si lavora con l'USL, con il magistrato, noi non si può sapere di altre, sono problemi vostri, perché dopo 5 anni non hanno appurato niente, bambini seguitano ad ammalarsi. Ma non c'è l'effetto ombrello? L'effetto ombrello subito sotto... Non ti spiego, questi trasmettitori sono in mano a privati, i privati non gli importa un tubo di niente, nessuno dell'ARPAT va a misurarli, nessuno dell'ASL va a misurarli. Parlavo con quello dello studio 54, che era l'emittente dove ci lavora Montanari, che vanno lì, chi taglia il filo, chi mette quello, chi mette quello, si fanno un dispetto perché vogliono togliere il segnale a uno, se lo tolgono, giro la parabola, non hanno nessun riguardo per i campi elettromagnetici. Quindi, quando parlai col dottor Farnetani, che è quello della televisione, che si occupa di pediatra, della leucemia per i bambini, lui è medico, ha le sue vedute da medico, è causata dalla differenza di potenziale, quella differenza di potenziale di cui parlavo prima, sulla colonna vertebrale. Perché quando... negli anni 70, i primi esperimenti che facevano in America, con cui io ci lavoravo, con questa gente, le prime vacche, quando misero i primi piloni a 20.000 volts, in America, che iniziarono a mettere sulle campagne dove non c'erano mai state energia elettrica, le vacche che pascolavano sotto i piloni smisero di fare il latte. Facevano delle gocce rancide, puzzolenti.
Quindi vuol dire che questi campi elettromagnetici, se sono a un certo livello, non sono naturali per il nostro organismo, ci possono creare i problemi. Le vacche hanno quella parte lì più grande dove c'è concentrato più acqua e quella parte lì si era ammalata subito, fin dai primi giorni. Di questi campi magnetici, per cui dove c'è la presenza del magneto, diciamo, dovrebbe cadere, come abbiamo visto, la Terra, non sotto. C'è il campo vuoto, quello neutro, sì, ci facevo gli esperimenti, ma non sempre sono equilibrati, ho capito come dici, c'è l'effetto ombrello. Sì, sì. Quello che diceva la signora, mi sembrava la domanda fosse stata questa, cioè siccome il paesino stava sotto le antenne, diceva in quel caso no, non c'era no, l'effetto no. ombrello. Poi no. Quant'è questo ombrello? Cioè ti spiego, l'effetto ombrello c'è se le frequenze sono bassissime, se queste non mi puoi dire che qui sotto faccio un effetto ombrello su questo campo elettromagnetico, non ha senso, non ha senso. Te la sai la battaglia contro che è stata fatta negli anni 60-70 contro l'antenne del Vaticano? Tutta... No, Radio Maria è Vittorio. Del Vaticano, dove addirittura suonavano i campanelli di casa, le lavatrici si mettevano in moto da sé sole. C'è tanta di quelle letture, milioni di pagine di gente che ha fatto causa, di gente che è morta, di gente che sono morti tutti in casa di maliche, perché quelle antenne erano fuori legge e trasmettevano in tutto il mondo delle potenze incredibili. Non c'era l'effetto ombrello. L'effetto ombrello c'è se c'è una frequenza sola e non tanto forte, perché qui sotto l'effetto ombrello non c'è. Dimmi. No, l'effetto come può essere, perché io abito vicino a una cabina dell'Enel. E però quando prima di andarci a abitare la casa dei nonni ho fatto fare sia una rilevazione privata che il comune me l'ha fatta fare con l'ARPA. Con l'ARPA, sì. E allora il risultato che c'era questo effetto effettivamente, cioè non c'era un grosso campo magnetico sulla casa, anzi nullo, perché è proprio vicina a... però sono pali, non quelli dell'alta tensione, quelli della media tensione. Media tensione, ma c'è una frequenza sola, l'effetto ombrello c'è. Ecco. Ma se ci si mette 10, 20 frequenze, come le trasmissioni televisive, tutte le trasmissioni radio, tutti i ponti dell'aeronautica, tutti i ponti privati, tutti i ponti dell'allarmi, di tutto quello che ti pare, perché c'è centinaia di tipologie che mettono ora tutto insieme. Per esempio, uno dei più grandi investimenti è prendere un traliccio e affittarlo in cima alla montagna. È un investimento, perché gli puoi dare a chiunque, anche se uno ci vuole mettere un trasmettitore per il telefonino personale per spiare la moglie. Vai lì, te l'affitti e ti ci mette il trasmettitore. Per cui non c'è un campo, un fungo per una frequenza sola, capito? Cioè, il fungo ci può essere se la frequenza è bassa, se la frequenza è un'onda lunga, un'onda media, che come vedi che la... Oh no, che ti hai preso? Ecco. Vedi, le frequenze d'onda lunga sono campi grandi quanto... campi di calcio, per cui tra un pic e l'altro c'è differenza, perché un trasmettitore delle onde lunghe non danneggia mai il corpo, perché per tutte le onde lunghe non entrano, rimbalzano sulla pelle. Poi l'effetto è larghissimo del fungo. Sulle microonde non c'è grande effetto fungo, perché le microonde sono piccolissime. Cioè ti dicevo prima, fino alle onde medie sui 550 ti rimbalzano sulla pelle, poi iniziano a penetrare dentro un pochino, le onde corte per qualche millimetro, più si va su, poi entrano dentro un centimetro, poi le microonde riescono ad arrivare al cuore da altre parti, come per esempio queste qui arrivano da tutte le parti, per esempio questo che è lo screening, vedi, il screening ti perfora questo che è il coso, quelli del canale, per cambiare il canale della televisione, telecomando. Cioè,
come ti dicevo prima, come vedi dalla fotocopia, che ho detto che sono sbagliate, queste frequenze qui, più sono alte, più le onde diventano piccoline, quindi non hai un fungo, capito? Hai soltanto uno spessore piccolino. La cabina non ha frequenza, perché la corrente va a 220, quindi c'è differenza di potenziale di 220 volt, però è 50 Hz. Quando te compri un qualsiasi apparecchio televisivo, c'è scritto 220, 50 Hz, ci hai fatto caso. Cioè vuol dire che la frequenza cambia 50 volte, è un'onda lunghissima. Cioè se te prendi una vecchia lampadina, la filmi con le cineprese di ora, vedrai che in ogni secondo si spenge e si accende di 50 volte. Lampadina normale, quella di casa, non di queste ore che ci sono a LED. Lampadina classica col filamento, si spenge e si accende 50 volte al secondo. Non è sempre accesa, sono questi occhi, sembra che sia sempre accesa. Quindi i 220 va sulle cabine, so che il mio cognato era pericolo, so che il mio cognato era pericolo, che lavorava nelle cabine, era pericoloso perché devono tenere una certa distanza, se no venivano risucchiati. Sì, venivano proprio risucchiati, rimanevano, non so quante operai ci sono rimasti, ma bisogna essere proprio lì a 20 centimetri, capito? Quello è sempre un campo, ma è circoscritto lì. Allora, onde è andata la mia amica, è andata via. Il mio amico, ieri l'altro, mi è scaduto un fulmine vicino a casa. Mi ha bruciato tutte le apparecchiature, tutto quel che vi pare. Sapete che gli è successo? Gli si è ricaricato il cellulare. Mi è saltato il frigorifero, il televisore, il computer, stavo andando a ricomprare tutto, ogni cosa. Dopo il giorno dopo ancora bruciava i sassi del laboratorio dove gli è andato il fulmine, era diventato nero, ancora bruciavano. Però i cellulari di casa mi si sono ricaricati al massimo e ti scoppiamo. Sì. Ormai le parabole che abbiamo noi sul tetto sono orientate non in perpendicolare, ma diciamo spostate. Cioè non sarebbe più logico che il segnale dal satellite, cioè verrebbe giù basso, farebbe meno. No, il satellite è inclinato. Come mai? Perché tutte le parabole al mondo sono come si è inclinate, diciamo sud, no? Sud-est, però un basso. Perché quel satellite mi viaggia in basso. Però non sarebbe più logico, cioè risparmia energia distanza. Cioè, in conto che io ricevo il segnale sopra, diciamo, no? E mi viene diciamo, sotto un basso. Cioè, in teoria il segnale farebbe in strada. Come mai se si è scelto la perpendicola? Onde direzionali. Più si va su con le onde elettromagnetiche, che sono tutte direzionali. Quindi non prende proprio l'azimut preciso del satellite. Le onde vecchie, quelle onde medie, le onde lunghe, scendevano dall'alta pioggia. Le onde medie scendono dall'alta pioggia, vanno su e poi rimbalzano e tornano giù. Queste no, sono tutte direzionali. Tutte, cioè deve riprendere proprio... Le FM sono direzionali, già le FM sono direzionali. I segnali televisivi sono direzionali, cioè tutto devi prendere a livello direzionale, se no non le prenderesti. Hanno un range proprio preciso, che quando si montano si usa l'oscilloscopio per trovare il punto massimo di segnali. Tu al mondo sono tutte quante messe diciamo in basso, cioè non sì. In alto. No, cioè un paese ci potrebbe stare bene, no? Cioè il satellite gira e un paese lo prende più alto o più basso, però tutta parabola al mondo, quelle che sappiamo, sono direzionate, diciamo, un po' inclinate in basso, non in alto, precise. Sono così dici? La parabola mia è quasi 43 gradi, mi sembra, c'è scritto, no? Per prendere qua c'è lo Sky, l'ho montata io, no?
verso il basso. Sud, e poi insomma, bisognava trovare la... Senti, però, io quelli che non riesco a capire. Cioè, ci sono delle onde di alto, perché, cioè... ci sono delle onde che viaggiano in basso, la sotterra. Queste le hanno provate i militari negli anni 50, le FM, infatti c'era in campagna, nelle nostre campagne, nelle montagne, che le antenne della televisione erano nel fosso. Non le potevi mettere nella casa, ma le devi mettere nel fosso, perché quelle certe frequenze viaggiavano proprio raso terra, altezza massima 50 centimetri. Non tutte le antenne, dimmi che ora devo mettere. Quindi i nostri cinque sensi captano le frequenze, le orecchie, gli occhi, la lingua. Posso rispondere? Sì. Le parabole nostre sono in quella direzione, perché tutti i satelliti devono stare sul polo nord, sulla fascia equatoriale, capito? E allora il satellite, stando sulla fascia equatoriale, viaggia alla stessa velocità della Terra, è come se fosse fermo. E difatti la parabola che prende il segnale vede il satellite come se fosse fermo, ma in realtà gira alla stessa velocità della Terra. Veramente, allora, cioè, il satellite è uno. No, sono più, però in quella direzione ci sono un centinaio di satelliti, in quella posizione. E la parabola è fatta in maniera che, stando orientata in quella posizione, vede il satellite come se fosse fermo, perché viaggia alla stessa velocità di rotazione della Terra. Viene direzionata all'equatore. Difatti, dalla base dove li controllano, ogni tanto gli fanno la correzione della posizione, ma è sempre lì. Però i paesi equatoriali, come se c'hanno altri satelliti, c'hanno altri satelliti, oppure cambia l'inclinazione della parola. Così mi ha dato una risposta chiara, secondo me. Lei ha detto che queste sono onde direzionali, chi le emette da tutte le direzioni, e lei interessa sintonizzarsi con alcuni, sarà in una direzione, con altre. Questa è la risposta. Astra in una posizione, Eurosat è un'altra. Ed Africa hanno i suoi. Sì, ognuno ha i suoi. Allora, se vi è mai capitato di vedere le parabole con tanti ricevitori? Sì, con due punti, ma sono questi due, no? Scusa. Il nostro corpo umano trasmette energie, come le onde cerebrali del cervello, e le trasmette anche ai sottoshakra. I sottoshakra sono fortissimi. Io penso che il sottoshakra, noi abbiamo due sottoshakra sulle spalle che sono dei trasmettitori incredibili. Che il nostro corpo umano è un generatore di onde elettromagnetiche tramite il nostro cervello. Il nostro cervello emette onde elettromagnetiche e è un accumulatore di energia, cioè come un condensatore o una pila. E ognuno di noi ha una frequenza cerebrale diversa da quell'altra, come per le impronte digitali. Io vi posso dire una cosa, che una persona mi può rimanere simpatica o antipatica, secondo me, anche dalla frequenza armonica del cervello di una persona, oltre ai caratteri somatici dell'ombroso, di quel che ti pare, ma sono sicuro che la sera frequenza di una persona che mi viene vicino è una frequenza che mi disturba. La prima sensazione è che mi rimane antipatica. Ci sono delle frequenze armoniche invece di cervelli che io le ricepisco e mi sembrano o come se proprio riconosciuti, amici, oppure una cosa. Questo delle frequenze del cervello è importante. Ne parla Rhonda Byrne, di Secret. Quante di voi hanno letto il libro? È un libro che
interessante perché è la somma di tutti i libri che ci sono dalla psicosintesi di Assagioli dall'inizio del secolo di Gurdjieff fino a Elsu, però è importantissimo perché si legge le prime 10 righe, ci viene così a noia, però si capisce tutto. È importante quel libro, ti fa capire come il nostro cervello emette onde elettromagnetiche che mi vanno nel cosmo, si associano con altre onde e che possono influenzare la mia vita. Però il segreto di questo libro l'ha svelato Sibaldi, il pensare di non pensare. Cioè io non voglio pensare una cosa, io penso che domani ci avrò, che da dire, una Jaguar, penso, no, io devo pensare di non pensare, è un meccanismo importantissimo che si... Vi posso dire cosa? Funziona. Il pensare di non pensare, e lo uso tutti i giorni su certi argomenti, tipo il posto della macchina, ormai mi sono talmente abituato a pensare al posto della macchina, come mi ha scritto Rhonda Byrne, come altre cose, che quando vado in città, anche ieri, sono arrivato io nel posto in cui volevo, quell'altro usciva, non sono baggianate. Il pensare di non pensare, come dice Sibaldi, è la chiave della nostra vita. L'energia che si accumula nel corpo umano ha dei canali di entrata e di uscita. Di uscita i chakra e i sottochakra. Ah, queste sono le onde del nostro cervello, le alfa e le beta quando si dorme, che quando si dorme cambiano le nostre frequenze del cervello. E queste sono misurabili da strumenti medici e percepire l'energia sottile con il corpo, questo tipo di energia. I chakra sono gli organi sottili per la selezione, l'emissione, l'elaborazione e l'utilizzo dell'energia da parte del corpo fisico. Ora ci sono degli esempi di chakra che vi ho fatto. Ci avete fatto caso quando questo lo leggevo sul libro degli anni 50, quando arrivarono i primi libri tradotti dall'inglese, che ancora le traduzioni si potevano. Quando ci sono delle persone che sono un po' messe in qualche maniera, che ti si avvicinano e ti danno le manate nelle spalle. Quante gente c'è che si avvicina a te e va lì, oh ciao, come stai, anche se ti conosce. Ci sono tanti che ti fanno in questa maniera. Pensateci, guardateci, fateci caso. Perché? La spiegazione mi viene data da questo libro. Il sottochakra è un trasmettitore. Io mi accorgo se una persona debosciata o dei problemi, la superiorità tua, mi avvicino e ti rubo energia. Per esempio, io avevo una vicina di casa che tutte le volte che mi vedeva dei problemi, anche dire, manate sulle spalle, queste mani sulle spalle, mamma. Perché il sottochakra, questo, emette energia. Se ti vuoi scaricare, questo è il punto più... Questo io sono in contrario. Questi sono esempi dei chakra secondo i colori. I colori che influiscono sempre sull'energia. Ogni colore. Gustav Rolle, quando parlava del verde, il grande verde che è al centro dell'arcobaleno che gestisce tutti gli altri colori, che insieme alla quinta, al do, al sol, crea energie incredibili. Ecco, questi sono i sottochakra e chakra lo stesso. Altri esempi di chakra, la famosa Kundalini, che i templari, quando i templari erano accusati di essere omosessuali, che baciavano quella parte, era un simbolo di passaggio di energia. Al sottochakra questo è il sottochakra, è una cosa incredibile. Anche questi sono chakra. E questi sono
gli strumenti che parecchi non sopportano per misurare l'energia. La radioestesia, che è una scienza così criticata, però quando ci siamo nel mezzo ti accorgi che effettivamente c'è della gente che con un bastone ti si mette a vibrare sotto c'è l'acqua, dici, vuol dire che c'è qualcosa che la fisica, perché dopo si vede perché. La radioestesia è la disciplina per misurare le energie sottili. E noi si diventa antenne, il nostro corpo, mi sono scordato di dire che la nostra antenna principale per sentire le energie è la cassa toracica. La cassa toracica ha una forma particolare che coinvolge le energie. E non solo, c'è il cuore di mezzo, è importantissima. Questi funzionano in modi sacri, volevo dire una cosa. Ah, come funzionano i luoghi sacri, si sa, sono luoghi di energia incredibili. E questo volevo parlare della geotermia. Della geotermia, perché noi della geotermia si conosce ben poco come energia. Alla Scarzuola, per esempio, o all'isola di San Michele, all'isola maggiore nella chiesa di dove passa la linea di San Michele, ci sono campi elettromagnetici incredibili, perché la linea di San Michele in effetti è una linea geotermica, perché è omogenea dall'inizio fino alla fine, che passa anche sotto il mare, sotto le cose. Poi se qualcuno la vuol tagliare o la vuol cosare, non solo noi in Italia si è protestato, ma hanno protestato anche Monte San Michele, forse in maniera più forte, perché Monte San Michele, diciamo, hanno costruito la strada, l'hanno proprio sciupata. Sono andato qualche tempo fa, non è più isolata, quindi la linea è stata spezzata prima a Monte San Michele, poi dopo è venuto fuori il discorso della TAV, perché vabbè, quello si entra in politica. Allora, io nel 70 facevo questi esperimenti di magnetismo, e i miei studi erano basati su questi, sui rumori che faceva la Terra, che aveva convertitori in onde lunghe. Io sono stato pazzo nella mia vita, pazzo, perché ho speso più per apparecchi, mi sono permesso anche di comprare i ricevitori che avevano gli americani sull'AWACS. Quindi ho una documentazione di segnali radio del mondo che è incredibile, ho connessioni dal vivo con tutto, mi manca solo l'Air One e la Mirre, che dopo ho smesso, se no ho tutto, dall'Achille Lauro ho le registrazioni di tutto quello che era possibile registrare negli anni, fino agli anni Ottanta. Allora, quando ero nell'associazione ARI, si è offerto la nostra collaborazione a Zamperletti per la previsione dei terremoti, perché secondo i studi che facevo io, la Terra emette segnali radio prima di arrivare al terremoto. Questi segnali radio li sente i cani, li sentono i rospi, li sentono altri animali che prima iniziano a dare segni di cose, e quindi si può misurare. Si basa i miei studi sul primo centralino telefonico che hanno messo al mondo, quello di Londra. A Londra, primo centralino, quindi non c'era inquinamenti, non c'era nulla, le centraliniste sentivano un sacco di rumoracci. Ma rumoracci qualsiasi. Eppure non c'era le televisioni, ancora non c'era neanche la radio, i primi centralini. Erano i disturbi della grande madre Terra. L'aurora boreale dà delle frequenze elettromagnetiche, dei crepitii, dei suoni incredibili. I terremoti, le tempeste magnetiche danno altri tipi di suoni. E già negli anni, in quegli anni, avevano classificato i rumori secondo quello che doveva succedere. E sono studi importantissimi. Dato che io studiavo le onde lunghe come Tesla, il signore Zamperletti mi disse non gli interessava niente, perché la previsione dei terremoti in Italia si basava sulla statistica e non sulle forme fisiche evidenti. E allora a quel punto io non sono andato oltre, ho smesso tutto, però andando avanti c'è chi mi dà ragione.
questi campi elettromagnetici. Il CNR definisce la, quello che vogliono togliere, ci sono riusciti, la Terra a forma di riccio. Quindi c'è energia che sale sulla Terra su canali preferenziali che culminano in punte. Ve lo ricordate giù in Sicilia c'era quel paesino che prendeva fuoco tutto? È semplicissimo, sono tanti giorni. Non c'è né UFO né marziani né americani fuori con i radar, non c'è gente che si diverte la notte, c'è solo un campo elettromagnetico fortissimo che viene dalla Terra. Sono canali, cioè questi campi elettromagnetici come la scarsuola sono piacevoli perché vai su certi punti, gli indiani li chiamano i tirta, sono i luoghi sacri che si trovano in cui le ti stendi, ti rilassi e ti senti in un'altra dimensione, perché l'energia della Terra è positiva e ti senti rilassato, sollevato. Allora viene questa energia e si crea una scomposizione di nubi, di elettroni che si libera nell'atmosfera. E questo è stato scritto ora, qualche anno fa. Questi studi qui mi consolano perché quando venne il terremoto a Messina, c'ho tutta la documentazione del terremoto di Messina, perché non pensate che a quei tempi erano indietro, anzi erano più avanti di noi, in cui hanno interrogato tutte le navi che erano giù nel mare accanto a Messina dalla parte nel Tirreno, e tutti hanno detto la stessa cosa. Mare che iniziava a fare così prima del terremoto, e questo si parla anche del triangolo delle Bermude, dove gli italiani nell'Ottocento già spiegavano il triangolo delle Bermude, e luce rosa che vedevano all'orizzonte. È un segno negativo. È un segno negativo perché nel 2012 è caduto un meteorite a Radicofani. Primo aprile è una baggianata, una balla, che sto, dopo ci sono stato anch'io. Due meteoriti arrivano al suolo e non è caduto nessun meteorite. Il parco naturale su Radicofani, che ci si va per una stradina che per arrivarci bisogna, è su delle colline, qui ci sta tutto il panorama del Senese, aveva iniziato a bruciare la vegetazione a riccio, a macchia di leopardo. Non è caduto nessun meteorite, è la Terra che in quel punto ha buttato su tutta l'energia che poteva buttare su, si è scontrata con l'atmosfera, è venuto questo bagliore, questo grande tonfo, e è finito lì. Se quell'energia trovava uno strato di granito o trovava strati di rocce, veniva fuori il terremoto. E di questi fenomeni me ne sono occupato io. Fate quello che vi pare, andate a studiare dove vi pare. All'Aquila, prima del terremoto, c'è una fotografia in cui, si vede malissimo, è della Giuliana Conforto, in cui c'è il cielo a forma di petali. L'energia stava modificando. E sono i studi che fanno ora. Quando sono andato dai geologi ad Arezzo, di quell'associazione dell'Estra, quella del gas, che c'hanno i geologi che fanno i lavori, la seconda volta mi hanno cacciato fuori. Mentre stanno studiando ora, in questi giorni gli americani e i francesi stanno studiando il comportamento delle nuvole prima del terremoto. Io ho una nuvola che ho fotografato a Citerna dopo il terremoto, che c'è stato un terremoto a Citerna qualche anno fa quando lavoravo su la mostra, che è a forma di circolare, come uno prende la sigaretta, la mette su e viene una nuvola sopra il campanile dove c'è stato l'epicentro del terremoto,
c'è una nuvolina tonda che è meravigliosa. Quando ho iniziato a fotografare le nuvole tonde, ho iniziato a via via il fotografo, ci sono nuvole lenticolari di tutte le forme, ma quelle tonde sono significative. L'ho fotografata davanti a casa mia e dopo 3 giorni c'è stato il terremoto a Prato Vecchio. La terra esplode dal basso all'alto. Le nuvole elettroniche generate godono di mobilità, risalgono in superficie e diffondono cariche di elevata densità con alto contenuto energetico, di energia. La terra ti butta fuori energia, ti modifica le parti acquose. La differenza di potenziale si crea tra le armature di questi condensatori e crea un campo elettromagnetico. Il condensatore, uno è la terra e uno è l'aria. Questa energia si concentra qui. Quindi i luoghi sacri sono luoghi in cui c'è energia, la sentiamo. Dimmi. Non so se è vero, però ci sono stati uno degli Stati Uniti durante la guerra fredda, no? Quello in Unione Sovietica, due incidenti che stavano per lanciare, no, le testate. Sì, sì. Si bloccarono perché gli uomini si rifiutarono, no, di lanciare, ma alla fine verificarono che il motivo non era stato un errore dei sistemi automatici, ma c'era stata una vicenda tipo quella, sì, che dicevi te, sì, cioè, sì, nel senso, un cambiamento del campo magnetico che aveva, diciamo, negli strumenti, sì, cioè, sì, agli strumenti, guardate, sì, che stanno, per gli strumenti stanno, sì, lanciando, sì, le armi nucleari. Sì. E infatti vennero tutti, subirono la corte marziale, ma in più poi presero la medaglia perché ho parlato. Ci sono. L'Unione Sovietica che... Ma l'energia, siamo pieni di energia, ma la terra è energia, tutti, poi si sta su perché siamo energia. Sacro non vuol dire religioso o relativo alla Chiesa, un edificio sacro è un corpo in grado di influenzare il nostro corpo fisico, energetico dell'uomo. Queste sono le onde che vengono dalla terra. Per esempio i greci avevano studiato la naos, la cella, questa qui, che era il punto sacro in cui c'era più energia nei loro tempi. In genere c'era una statua. Questo è Machu Picchu. Chi ci va in genere sente una corrente. Anche la mia amica è andata lì, l'ha toccata, ha preso la scossa. O sarà perché sarà delle scarpette o qualcosa. Comunque dicono che qui c'è l'energia fortissima. E questa è la fotografia che ho fatto alla Sacra di San Michele, nel punto massimo. Quello che non mi hanno mai voluto di niente per trovarlo, mi ci è voluto chissà quanto, mi hanno detto che erano tutte balle, mi hanno allontanato, mi hanno posato, poi l'ho trovato. In terra, davanti al sarcofago, c'è questa linea. Qui tutti gli strumenti mi impazziscono, qui le bussole impazziscono, a distanza di 10 metri segnano cose tutte. Sacra di San Michele, a Torino. Sacra. Sì, e questa qui... No. Qualcuno dice che ci vuole più di 20 minuti, non ci si può restare fermi. Io non lo so perché c'è gente, te mando un via, te cosa, non lo so. Perché qui l'energia che viene sotto è fortissima. L'ultimo mi ha detto, questa qui, questo punto qui, vedi il nord è preciso, guarda come è stato calcolato per terra. Quindi questo è il pavimento dell'Ottocento. E dato che ci ho parlato, che non si sa dire sono tutte bufale che ha fatto la RAI, che ha fatto Giacobbo, vabbè, tutti questi discorsi, e ho trovato uno, mi ha detto guarda che in quel punto sotto c'è una grande barra di metallo che tiene su tutto la... Ognuno dice la sua scusa, perché quando studiando la linea di San Michele è preferibile non sapere nulla, cioè tutti ti smontano, come ti smonteranno se vai all'Isola Maggiore.
l'energia è fortissima e questa energia è così forte che secondo me va secondo le costellazioni. Non è inutile raccontarsi, cioè dei momenti che l'Isola Maggiore non senti niente, dei momenti in cui ti trema le gambe. Sì, sì. È la mia scoperta, che l'Isola Maggiore è il centro di tutta la linea di San Michele. Ci ho fatto un libro e ti posso dire che l'ho misurato a quei strumenti, è il punto massimo, dove addirittura ci ho trovato questo dipinto che l'hanno messo dietro la chiesa, che quella è la mia scoperta, dato che non mi ci vogliono più, il prete non mi ci vuole più, mi hanno buttato fuori, mi sono raccomandati di non ci andare, perché c'è la proloco, non vogliono sapere di queste cose. Dietro a una tenda, sulla parte inferiore, e sotto la finestra della chiesa, l'ultimo dipinto, c'è una Madonna con un bambino, che sotto c'è scritto che è stata donata da Giovanni di Bretagna ai fedeli dell'isola. E questo personaggio ha avuto una figliola regina di Spagna, l'ha avuto dopo con Danilo, glielo farò vedere se mi ci fanno entrare, era il principe della Bretagna, Monte San Michel, nel 400, il dato ormai l'umido che sotto la finestra l'ha mangiato tutto, la data si legge male, ma è un 1400, lui addirittura ha avuto un figlio che sembra diventasse re di Francia, non si poteva, questa famiglia ha fatto gli studi al massimo in Italia, è arrivata ad Asti, non si è mai spinta giù in Toscana né in Umbria, al massimo si sono fermate ad Asti, però ha regalato nel punto preciso dove passa la linea di San Michele questa Madonna col bambino. È un dipinto normale, non ha nulla di eccezionale, però l'ha pagato lui donandolo, e uno dalla re da Monte San Michele non si dona un regalo in un'isola sconosciuta se non c'è un perché. No, se non c'è un perché. Loro sapevano già allora dove passava questa linea e dove andava. Ma la linea ha un'inizio e una fine? Sì, c'è una fine, perché... Parte da una zona dell'Irlanda, una piccola isoletta dell'Irlanda, e ti arriva fino al Monte Carmelo giù in Terra Santa. Terra Santa è tutta costellata di chiese, tutto, sì. Perché non c'è solo quello, no, c'è anche Monte Melino qui vicino. Ah, sì. Ma c'è. Io abito lì sotto. Quale Monte Melino è lì? Qui a sopra il lago. Sì, io abito lì sotto. Ah, mi vengo a fare. Perché la linea di San Michele è stata inquinata dai Franchi. Quando vennero i Franchi in Italia, dissero San Michele è Longobardo, mettiamoci San Martino, perché molte chiese di San Martino sono chiese di San Michele, quindi la storia va riscritta tutta, chi si occupa di queste cose, delle linee magnetiche, di queste cose. Che i Franchi non hanno voluto sapere, dice, per noi è San Martino e il nostro santo è questo, e tutte le cappelle, non le chiese, le cappelle di San Michele l'hanno trasformata in cappelle di San Martino. Quindi quando ho preso le carte antiche, tutte queste cose, San Martino c'era, ogni 10 metri c'era San Martino, tutte, ora sono sparite la maggior parte delle cose. Potere, la forza e l'energia vengono catturati in modo particolare dal terreno, quando si presentano grandi masse di granito oppure agli incroci di anelli, nodi d'acqua. Quando dico gli incroci che dei romani ci mettevano lo stele dei loro lari, della dea Giunone, erano punti di energia, erano punti altissimi di energia. Domanda diversa. Dimmi tutto. Ma anche chi è morto può... trasmette delle frequenze. Senti, gli studi che ha fatto Ernetti, quel sacerdote che il Vaticano gli ha chiuso tutto, ha portato tutto dentro il Vaticano, quei strumenti che aveva fatto, ha portato a questo.
lui quando studiava, dato che erano due scienziati, cioè Ernetti, cioè noi in Italia queste persone non si conoscono, ma all'estero Ernetti, anche se era un sacerdote, lo portavano in questa maniera, era uno scienziato, lui e quell'altro sacerdote che erano su nella zona del Veneziano, non lo so, presero questa macchina per parlare e iniziarono, lui si accorse che, ma non era, cioè ti spiego, c'è quelli che registrano i morti con il registratore e tutte, non è, quello non c'entra niente. Ernetti dice che nulla si crea, nulla si distrugge. Tutto il magnetismo nostro rimane sempre vivo. Cioè l'energia non la crei e non la distruggi. Per cui è tutto, siamo tutti dentro a questa gabbia con le nostre energie. È che per trovarle, per sentirle, non è un problema. Lui si accorse che era il babbo, sentiva il babbo che parlava. E da lì è venuto fuori tutti gli studi, le cose, fino a trovare questo volto di Cristo, ad andare indietro. Però si entra in un campo di esoterismo, di occultismo, di teosofia, chi più ne ha, chi più ne metta, un campo un po' minato. Però quando è riuscito a fare qualcosa, il Vaticano gli ha detto smetti tutto e la macchina è stata sequestrata, è giù negli archivi, io so il numero, lo trovo da qualche parte in che archivi è stata fermata, è stata coperta e di lui c'è soltanto qualche scritto perché gli hanno vietato assolutamente di parlarne. Dopo morto è sparito ogni cosa. Ernetti, padre Ernesto Ernetti. Ma è uno scienziato a livello mondiale, noi come Ghina, Pierluigi Ghina, ma Pierluigi Ghina ha ripreso gli studi di... Ma lì dice che abita all'interno dell'autodromo di Imola, sì. A livello statistico cioè, ci piove 10 volte più, sì, che negli altri autodromi, perché dice che lui gli dà un fastidio giustamente. Sì. C'è gli articoli sui giornali, la televisione l'ha registrato quando lui disse come arriva il Giro d'Italia quando passa il primo corridore sul coso, piove, c'è la televisione che ha filmato tutto, ha ripreso tutti i suoi scatolini di Tesla, i suoi arnesi, l'ha riportati via dopo il Giro d'Italia, lui ha messo la sua macchina sul traguardo e ma che c'è la ripresa della Rai, questo è, e ha detto quando arriva il primo ciclista, a quel momento inizierà a piovere. E si è verificato. L'ha parlato la Nazione, la stampa, tutti i giornali, il Corriere della Sera, ma negli anni 50 è sparito. Beh, anche Reich, quella macchia orgoglia, l'ha fatto... Sì, sì, Reich è morto... In manicomio. Per chi non conoscesse Ghina e studi che ho fatto io di Marconi, questo è tanto come... Via, lo posso dire tanto no. Marconi stava facendo dei studi che poi sono stati bloccati perché era convinto che non esisteva il sistema solare, ma c'era 7 sistemi solari che davano 7 colori all'arcobaleno. Questi sono gli ultimi studi di Marconi prima di morire, quando Pio XII gli ha detto chiudi. Poi i denigratori hanno detto che lui non conosceva il Papa, mentre la sorella ha fatto un libro in cui si vede Marconi a pranzo con il Papa, anche se ancora non era Papa. Quindi è stato smontato ogni cosa. Marconi studiava, ora si va su un campo, non vi mettete a ridere, si studiava le energie. Lui era in contatto con l'aldilà, dei suoi strumenti sentiva qualcosa che non ha voluto mai dire e Ghina non ha mai parlato per rispetto di Marconi e Marconi, studiando questi sistemi solari, studiava le lucciole perché non capiva perché un organismo animale creasse luce. Lui voleva andare avanti, perché un essere animale che mi crea luce e che illumina non è una cosa naturale. Cosa ha fatto? Marconi e Ghina sono andati avanti con i studi. Marconi è grande, non è il Marconi della radio, Marconi è tutta un'altra persona.
si è accorto che le lucciole mangiano, si nutrono solo di lumache. E cosa c'ha la lumaca? Una spirale che loro pizzicavano nel mezzo. Nel mezzo, questa spirale, quindi si ritorna al discorso delle spirali, della spirale di Fibonacci e tutte queste cose. Cosa ha fatto? Si sono accorti che le lumache di giorno stanno su una posizione e di notte stanno su un'altra. Quindi di giorno prendono l'energia da una parte e di notte da un'altra parte ancora. E cosa gli serve là dentro la chiocciola, la spirale? È un accumulatore di energia. È un accumulatore di energia. Questi studi ci sono su libri vecchi di Ghina, si dovrebbero trovare sui libri, se qualcuno gli interessa, lo so tutti io. C'è un circolo di Ghina su al nord che trasmette tutte queste cose, circolo privato. E si è accorto che l'energia la prendono, gli si accumula. Per cui là, l'energia che prendono la lucciola era la parte interna della lumaca. Dopo i studi si sono fermati, dopo la morte di Marconi, Ghina non ha potuto fare grandi cose, ha solo studiato, portato avanti la... Però si sa, l'Italia è l'Italia e certi esperimenti vengono fatti prendere da... cioè sorridere non... Come la lucciola dà energia luminosa. Si nutre di energia che prende dalla chiocciola della parte centrale. Non è che si nutre della lumaca stessa, ma di questa energia che viene da questa gelatina che è dentro la... Quella bava che c'hanno le lumache? No, è dentro il corpo, è dentro il corpo. È una gelatina che praticamente è tipo pila energizer, ho capito? E loro gli serve solo quell'alimento lì. Solo quell'alimento lì è in grado di far fare la luce alle luci. Senza quell'alimento non fanno nessuna luce. Questi sono studi interrotti. Le energie di forma che entrano. Sì. Allora, della roccia passano i luoghi di forza dove non ci sono le masse di granito, gli uomini ce l'hanno costruiti artificialmente. Tipo questi. Dove l'energia, qui c'è tutta, dall'energia cosmica all'energia terrestre, dalla geotermia alle vibrazioni. Però è difficile capirle, perché vi posso dire una cosa. Ah, lo conoscete questo? Chi lo conosce lo evita. Chi lo conosce lo evita. Questo è uno dei luoghi peggiori del mondo. È di recente costruzione, lo voglio far vedere perché è la prefettura di Cergy. Come hanno fatto la prefettura, ci hanno mandato a stare il prefetto, che si è piazzato lì, e il prefetto ha iniziato a avere nausea, vomito, eritemi, mal di testa, e nessuno... Lui stava lì di casa... E nessuno sapeva il perché. Questa storia di quest'uomo che lì per lì dice ma io sto bene quando sto fuori, entro lì sto male. Nella casa dove stavo prima stavo tanto bene. Queste sono case che loro le spostano i prefetti secondo De Vran. Quest'uomo ha fatto tanto che è venuto fuori, hanno studiato questo è un caso che hanno studiato. In Italia non hanno mai fatto studi del genere. In Francia, Cergy è... Oddio, non lo ricordo più, non lo ricordo perché ci voglio andare. Sì, c'è su Wikipedia, si trova al... E è un'architettura così nociva. Lui ha detto, in questo posto c'era un'atmosfera che mi faceva venire i brividi. Perché? È una produzione di onde di forma nociva tutto intorno all'edificio, al centro un'emissione verticale insopportabile con mal di testa, vertigini e nausea. La sua famiglia è dovuta andare via. Ecco perché.
Questa è la misurazione che hanno fatto i francesi esperti in radiestesia e come tutti che andavano lì su quel punto stavano male. Sarà anche un'energia che viene dalla Terra, sarà anche... però è il classico esempio di architettura nociva. Il prefetto se n'è andato via, è andato da un'altra parte, sta benissimo, non ha più neanche gli eritemi. Somiglia a una piramide rovesciata. Sì. È una piramide rovesciata, quindi tutte le energie della piramide sono all'incontrario, vengono tutto amplificato, quindi anche l'acqua fa da vettore, come la cattedrale di Chartres, che ci sono 14 fabbriche dell'acqua e fiume sotterraneo. E vi posso dire che quando sono stato nei sotterranei di Chartres mi è successa una cosa, mi è sparito il tempo. Passato 2 ore come fossero 2 minuti. E c'è una calma, una cosa incredibile lì da tutte le parti. A parte c'è la Madonna Nera che è sempre giù sotto, ma vi posso garantire che lì sotto c'è veramente energia positiva, se no non sarebbe una cattedrale del genere. Il biglietto costa poco, 3 euro, quindi... c'è solo uno che è una guida privata che ti ci porta, ma si trova il sistema di andare sotto. E questo concludo. L'energia cosmica, Yang e Yin. Le due energie si incontrano, il cielo e la terra, e danno luogo a questo rapporto di equilibrio. Se c'è questo rapporto di equilibrio va tutto bene, se no i posti sono nocivi. E ci sono delle casistiche in cui basta in camera spostare il letto di 2 metri, 3 metri, ho comprato un libro di un tedesco che dà tutte le spiegazioni, ma non fa Feng Shui lui, lui studia proprio le energie. Fatto tutti gli esperimenti, tutte le cose, secondo come la forma della stanza, delle cose. Ci vuole delle coordinazioni ben precise in cui si trasforma l'ambiente, tante volte si prende tutta la positività di un ambiente, oppure bisogna, è un po' come Sibaldi che dice quando entra in casa delle zie, delle nonne, trova questi quadri, quei centrini che a lui gli danno noia. Perché secondo lui hanno una negatività incredibile. L'ambiente è un equilibrio di forze e di magnetismo. Io vi ringrazio. No, l'unica cosa. Sì. No, sto con questo perché mi è arrivata dalle cose che hai detto e sono state estremamente interessanti. Ma secondo te, almeno in base ai tuoi studi, noi diciamo siamo assolutamente, noi esseri umani, siamo totalmente passivi rispetto a questi squilibri magnetici, siamo li sentiamo oppure passivi. Possiamo siamo con la meditazione, con determinate pratiche? La meditazione la puoi fare solo se il posto c'ha, cioè se mi fai la meditazione sotto un'antenna d'uomo, praticamente ti viene un mal di testa in questa maniera, però, ci vuole 10 momenti per farlo passare. La meditazione entra, viene amplificata se il posto ha un'energia positiva, delle frequenze positive. Per esempio nel pozzo di Orvieto, giù in basso non arrivano segnali elettrici, segnali di radio. Molti, ci sono due effetti, molti che si sentono male e molti invece che si sentono bene, perché non tutti siamo fatti uguali, capito? Molto colpito il fatto che in alcuni punti dove questa energia è particolarmente forte, alcune persone che sono riuscite a elevare i livelli di energia sentono un benessere, gli altri invece si sentono disturbati da quel tipo di energia, quindi è anche un fit, diciamo, energia del posto, energia della persona. Se ho un'energia spirituale alta, magari in un posto dove c'è questa energia sto bene. Infatti io dicevo questo, ho capito male. Infatti l'idea era questa, l'idea. Cioè, dimmi.
prima ho visto una slide dove sì. diceva che questi posti ha dato il nome greco, ora Naos. Nel Naos. Naos è il punto. Ha elevato la propria energia, si trova bene. Sì, e altri invece. Si sentono oppressi perché non vibrano, non hanno le stesse vibrazioni degli altri, hanno vibrazioni più basse. Secondo Gurdjieff sono ancora a livello basso, hanno, hanno vibrazioni negative, perché mica tutti siamo positivi. E questo mica... che si deve fare? Come potremmo chiudere tutto questo bel discorso di energie, di spettro, prima di diventare più sensibili per ampliare e poi per connetterci di più alle energie che ci sono, per sentire se ci siamo in sintonia o no? Sì, sì, bisogna prima... diventare positivi noi, bisogna diventare positivi, mettersi la cenere nei capelli e sentire quello che ti dice la madre terra. La madre terra, i posti ti parlano, bisogna entrare in sintonia, capito? Non tutti siamo uguali, per esempio la mia consorte, se la porto dietro iniziava a soffiare, a brontolare, ne vuol sapere di quello e di quell'altro, perché non è preparata a certi livelli vibrazionali. Cioè i nostri livelli vibrazionali, Gurdjieff parlava di una piramide, non siamo tutti allo stesso livello di vibrazioni. Bisogna aumentare, più si aumenta più si capiscono, più si aumenta più si capiscono. Cioè non bisogna seguire, come dice lui, lui parla della quarta via, non bisogna essere né come i fakiri che si sdraiano nei chiodi, né come gli eremiti, cioè tu ascolti tutta gente che va bene per quel mondo lì. E Gurdjieff diceva che noi europei bisogna prendere il buono di tutto quello che c'è di positivo su tutte le religioni, farlo diventare europeizzato e andare avanti con questo. Cioè noi bisogna crescere a livello, cioè nostro, nelle nostre zone, non bisogna mettersi come fakiri per meditare, assolutamente no. Questi livelli vibrazionali noi si possono sentire anche nel nostro mondo, però bisogna arrivarci, bisogna essere allenati. Quindi non siamo però passivi, allora possiamo fare anche qualcosa. Passivi perché si assorbe tutto, passivi si assorbe tutto. Però bisogna di questa passività prendere quelle positive, capito come ti dico? Cioè, capito? Te sei circondata da milioni di frequenze, da milioni di campi elettromagnetici, di tutto, e non ne puoi fare, tutte ti vengono addosso. Tutti, se sì, però te, se io cambio il mio stato di energia, sei superiore, escludi intanto quelle altre. Però, ci sono. Era questo. Sì, sì, sono passivi perché ci entrano. Io dicevo passivo perché ti entrano tutti addosso. Sì, sì. Però vanno. Cioè, più elevi, più le altre le escludi. Più le altre le escludi. E quindi tu sai, poi lo senti. Però, c'è un'altra domanda. Per esempio, Sibaldi diceva che mai entrare in un luogo dove c'è stata un'assemblea sindacale. No, aveva ragione, perché dice, perché i muri sono saturi di energia negativa, che entri dentro, sei passivo, in quel momento, ti entra, cioè ti avvolge, ti coinvolge, poi logicamente sei te che la devi buttare fuori, cioè chiudi la porta e te ne vai via. Ma dice, in una riunione di condominio, ma scherzi, cioè non lo dico io. No. La prima era che lei aveva iniziato dicendo ci teneva tanto a fare questa cosa, quindi c'è una finalità in tutta questa presentazione che ci ha dato, sì. No? Tanto che vorrei. E quindi volevo sapere perché. E poi l'altra cosa che invece le volevo chiedere è come diventiamo più sensibili credendo più in noi stessi, perché a volte capita, no? Che dici io lì dentro non ci vorrei proprio entrare, ma no. Siccome siamo un essere razionale, dici vabbè. Chiesto istinto di non entrare, se arriva una bambina scivato, come si possono Senti, coltivare per, queste virtù? Queste per me è una questione di allenamento. Appunto, è una questione di allenamento, perché ti spiego, io
Io non mi interesso, io scrivo altri tipi di libri. Cioè, questa è una conferenza che ho voluto fare mia spontanea, perché le frequenze del campo elettromagnetico l'ho studiato per quando sono bambino. Poi sono entrato nel discorso dei misteri e di altre cose, dei mondi paralleli, delle porte dimensionali, ho scritto libri sulle porte dimensionali, mi sono stati censurati dalla Chiesa, quello di San Michele ha avuto problemi con la Chiesa perché entra in un campo dove non ci puoi, è tabù. Io ho iniziato a entrare su questi prima sotto su luoghi sacri. A me da bambino mi volevano far diventare sacerdote, monaco camaldolese, quindi fin da piccina me, ma non ho mai imparato niente da allora dalle chiese, anzi, vado via disperato. Poi quando ho iniziato a studiare queste cose, primi tempi ero restio, ti dico la verità, sono stato restio, e poi pian piano ti accorgi che c'è una quintessenza, un qualcosa che te non lo puoi dire. Quindi tutte le mie attività scientifiche che facevo, tutti i miei studi, tutti gli apparati, oscilloscopi, tutto quello che ti pare, che io ci ho speso patrimoni interi, che ho venduto tutto, mi rendevano titubante. Proprio non ne volevo sapere per niente di parlare queste cose. Poi un giorno fa un cambiamento. È famoso, come dice Steiner, ci sono ogni 10 anni cambi, tutto insieme c'è un qualcosa che mi è successo a livello personale, che mi è successo ascoltando la radio, qualche interferenza, qualcosa, e ti accorgi che c'è un mondo che la fisica non contempla. Non lo contempla assolutamente. No. Quando io vado a parlare di queste cose devo stare... Poi, pian piano, ho iniziato a studiare antropologia delle religioni, a fare i primi libri, ho iniziato a praticare le chiese di tutte, e dentro le chiese ci sono tradizioni, il famoso cristianesimo esoterico, che non ha nulla a che vedere con quello di ora. Il cristianesimo esoterico è una cosa bellissima, che è tabù assoluto, quindi contempla tutto l'aldilà, l'aldilà, gli spiriti, tutto quello che ti pare, comprende l'astrologia, comprende l'astronomia, comprende tutto, però è esoterico. La Chiesa questo l'ha accantonato. Il cristianesimo di ora è una pura invenzione, il cristianesimo astrologico sparì nel 300 d.C., quindi quando entri sulle chiese ci sono dei punti in cui li devi sentire te. Cioè nessuno ti dice questo è un punto, li devi sentire da te. Io pian pianino ho iniziato a sentire qualcosa. Io sono stato, per esempio, a Santa Pollinare, però non ci deve essere turisti, né bambini. Né... Se si va all'isola di San Michele, all'isola maggiore, si va nella chiesina di San Michele, se ci sono turisti, bambini, chi fotografa di qui, l'energia diventa inquinata, cioè quell'energia sporca, non senti nulla. Io che mi sono fatto chiudere per i miei studi, cambia il mondo, se sei solo davanti alla linea di San Michele sotto quei dipinti, cambia il mondo. Io nella basilica della Santa Pollinare, in un angolo, perché io per via della forma, se è triangolare, gli angoli per me sono importanti, nella basilica di Santa Pollinare io mi sono sentito sollevare, ma sollevare veramente. Quando entri devi trovare le frequenze precise, ti devi isolare, entri in non meditazione come fanno i buddisti, c'è anche meditazione semplice, mi sono sentito sollevare, sono effetti incredibili. Perché tutti... Quando ti stai meglio e per crescere allora, nella nostra energia. Io voglio dire una cosa, si parla di 3 mesoni dentro la cellula, 3 mesoni radioattivi. Ora il nome non lo posso fare questo nome, se no se mi ascolta la signora da YouTube dopo si arrabbia. Abbiamo 3 mesoni, quindi la signora è un'astrofisica e una fisica quantistica. 3 mesoni radioattivi. 3 mesoni che quando questa radioattività di questi 3 mesoni sparisce, sono come pile che si spengono, noi si invecchia.
Io ho 70 anni da poco, io mi sento ancora giovane e posso partire per la scalata dell'Everest. Questi tre mesoni sono radioattivi. Si perde la come si perde la radioattività? Essendo tristi, cose, ascoltando la politica, stando dietro alle notizie più brutte, tutto quello che è negativo ti porta via energia, ti mangia, il famoso vampirismo energetico. Noi bisogna essere positivi perché quando siamo positivi non si invecchia. Ve lo posso dire. Siamo positivi. Ti finisco il discorso che poi. Questi tre mesoni, come li ricarichi? Da quando la Curie ha scoperto la radioattività da oggi è aumentata 80 volte. Siamo morti? No. Oggi una persona a 50 anni, 60 anni, 70 anni è sempre brillante. Quando ero ragazzo io, la gente a 40 anni, le donne a 40 anni erano vecchie, le donne a 40 anni erano finite. Quando ero negli anni 50, una donna a 50 anni era fuori di qualsiasi... Oggi no. Che c'è stato questa involuzione? Cosa comporta noi questa giovinezza, questa carica di energia che abbiamo? Questi mesoni vanno reintegrati. E dove si reintegra questa radioattività? Nei posti dove c'è radioattività naturale, nei posti sacri, nei posti dove riprendi energia, ma la prendi dal basso energia, l'energia la riprendi dalla Kundalini, ti viene su, ti ricarica, ti ricosa. Io l'ho provato tutte le dottrine esoteriche, le dottrine, quelle indiane, il Diksha, tutto quello. No, è semplicissimo, come dice Gurdjieff, mi metto in un posto dove il mio organismo sente qualcosa di positivo e mi ricarico di questa energia che i miei mesoni stanno perdendo. Io mi reintegro. Chi si può reintegrare in un campo, sotto una quercia? C'ho le mie amiche sciamane che mi stanno sotto le querce, ci parlano con le querce, loro si reintegrano. Dice, la mia amica sembra sciamana, a momenti ha delle età incredibili e sembra una ragazzina, con capelli ancora tutti accosati. Se vedessi i documenti non c'è. Perché? Prende un'energia da tutto quello che possono, ma nessuno ti insegnerà mai qui c'è l'energia, lì c'è l'energia. No, siamo noi che si sente, siamo noi maestri, capito? Quindi è difficile quantificarlo. Tempo fa ero sulla chiesa di San Michele e c'era una signora che piangeva. Ho fatto pena, era lì che toccava l'altare. Oh di Dio, oh di Dio. Era una direttrice, della, mi ha detto che era della RAI, del Tecchete, della trasmissione Tecchete, non so che, della Juno, non so, non lo so. Io non la... Sì, sì. E questa signora, c'è una mamma, ha detto, guarda, mi sa parlare perché mi sono la pena, ha detto, vuoi sentire l'energia? Ti porto in un posto, sono andato in giro per la chiesa, perché io non ci sono mai stato. Ho sentito l'angolo, perché gli angoli sono micidiali per via della confluenza di energie, l'ho messa lì da 5 minuti e questa mi è cambiata. Ha cambiato umore, ha cambiato tutto, ha iniziato a raccontarmi la sua vita, le sue cose. Poi mi ha detto che io ho più energia della sua maga, non lo so chi era, è cambiata totalmente. Si è aperta, mi ha raccontato tutta la sua vita, tutte le sue cose. Ha detto che io non avevo più energia della sua maga, delle sue cose. Era lei che aveva trovato il posto perché qui si prende l'energia, qui si dà. Capito? Quindi su certi posti non sono cose, perché le chiese l'hanno costruite tutte sui tempi etruschi, etruschi l'avevano costruite su altri tempi, cioè fino ai primi abitatori che sentivano queste cose, perché una volta le sentivano la gente queste cose, capito? Le sentiva perché ci viveva a contatto con la natura, prima di tutto perché era scalza, la terra, le frequenze ti arrivano se sei scalzo. Oggi noi siamo isolati. Ma senti, io...
Guarda, è interessantissimo per me oggi, complimenti per quello che... No, Volevo tirare, cercare di tirare una sintesi personale. Posso chiederle lei che professione ha fatto nella sua, che lavoro ha fatto? Poi le dico perché. Senti, io ho fatto dei lavori. Io ho fatto, io sono rimasto orfano fin da vicino, ho fatto, sono stato a fare l'elettricista e così, ho fatto tutto, poi ho studiato, sono stato impiegato, ho suonato tutta la vita fino a qualche anno fa, quindi ho fatto le 2-3 la notte, io che non dormo per esempio. Musica. Ho studiato tutto questo campo delle energie che mi ha portato in giro per tutta l'Italia, per tutta Europa. Io ho fatto sempre 2-3 attività e sono andato in pensione quando mi hanno mandato via dal lavoro. No, allora, infatti l'avevo immaginato e la sintesi che per me è impressionante e questa è la cosa, secondo me, è il valore che bisognerebbe trasferire, è che lei fondamentalmente, anche non seguendo curriculum scolastici o istituzioni scolastiche, lei è stato e è uno studioso. È uno studioso che ha dato anche una coerenza ai suoi studi. Perché? Perché lei fa vedere che su alcuni dei suoi studi lei è andata a verificare sul campo, Isola Maggiore, Monte San Michele, la Sacra di San Michele. Quindi la mia sintesi è, secondo me questa, è che per arrivare a avere delle percezioni, per migliorarsi, per elevarsi, c'è solamente una via, che è quella di studiare, appassionarsi e affinare sempre di più i propri strumenti personali. Questa è la mia sintesi. Io la ringrazio per quello che ha detto. Posso dire una cosa sola? Il discorso dell'energia non è da sottovalutare, prima di tutto perché riguardano il nostro corpo umano, le nostre strutture. Bisogna cercare, prima di tutto, di farsi un grande lavaggio del cervello. Cioè, noi si prende energie di forme pensiero negative da tutte le parti. Evitare quello che è politica, negatività. Ti entrano dentro come tarli, ti fanno pensare, ti escludono pensieri di tutto, qualsiasi cosa. E bisogna crearsi un mondo per sopravvivere, tipo Rex et Out di coltivare le orchidee, in cui ci si trova un ambiente che è tuo, tuo personale. E da lì puoi fare il salto. Quando ti hai ritrovato te stesso, anche nel che ti devi fare la collezione dei francobolli, ma non in un club, come dice, ma solo tua, quando ti senti realizzato, cioè ti senti un qualcosa che ti permette, le cellule cerebrali, di pensare, di essere sempre in movimento, ma un movimento positivo, perché le nostre cellule cerebrali hanno bisogno di questa energia. E sempre in movimento, sempre, non si muore. Poi quando sei arrivato questo movimento di trasformarlo in pratica. Detto, c'è chi trova la quercia, c'è chi trova la sorgente, c'è chi il famoso tirta indiano lungo i fiumi, dove c'è la scorre l'acqua, capito? In modo che uno si deve ricaricare. E uno ha un vantaggio incredibile. Se te questi mesoni, questa energia che è di questi mesoni, gliela ridai, te ritorni indietro nel tempo, direttamente. Si ritorna indietro. Ma tu sei un toscano, c'è cioè un maestro di cultura indiana che diceva una cosa molto bella, che la vita è un bicchiere e tu devi cercare sempre di metterci acqua più pulita
perché gli altri te la sporcano sistematicamente e tu a forza di mettere quella pulita ogni giorno, alla fine la tieni pulita. Sì, Gurdjieff diceva che noi, quando chiama l'uomo tricefalo, dice che noi l'uomo è tricefalo perché ha tre teste, una, due e tre, la testa, il cuore e l'organismo, le gambe. E per seguire la formula anti-invecchiamento, tutti questi tre centri devono essere sempre collegati e sempre la stessa funzione. Perché se si rompe il cuore, questi altri due non serve a niente. Se si rompe la testa, questi altri due, cioè di livellare tutto quello che è possibile a livello cerebrale e fisico. Ma non di fare sport, perché Gurdjieff era criticato perché mangiava come un turco, beveva, fumava, era criticato perché diceva, ma te che insegni? Poi, no, lui prendeva il bene della vita perché, secondo i suoi studi, tutto quello che è piacevole è energia positiva. Quando lui lo criticavano che andava a Berna e faceva queste nottate tra bere, mangiare e fumare le due di notte, che santone era? Ma molti allievi andavano via. Lui diceva no, bisogna, il positivo della vita va sfruttato, è energia, non bisogna fare come i fachiri, mettersi come i santoni. Quelli è il loro mondo, non è il nostro mondo. L'energia loro non è la nostra energia, capito? A che punto alla fine a un certo punto? Ah, lo disse pure Buddha. Quindi tutti questi, ma non c'è la Chiesa in sé per sé, cioè la Chiesa è un modo di dire, ci sono anche altri posti che ti creano energia, capito? Io vi ringrazio per la collaborazione.